Buonasera a tutti. Siamo arrivati alla nostra quarta giornata della serie di incontri Designing Civic Consciousness, giornata che riunisce sotto il titolo di Trasparenza e dati pubblici due interessanti interventi che partono dall'analisi di quelli che sono le informazioni economiche e anche come queste informazioni poi possono essere in maniera efficace utilizzate come forma di informazione in grado di raggiungere facilmente un pubblico vasto. Quindi oggi avremo come ospiti il professor Lucio Picci, professore ordinario di economia del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna, e il professor Paolo Sciuccarelli, associato direttore scientifico di Density Design Research Lab del Politecnico di Milano. Invito qui sul palco il professor Lucio Picci per il suo intervento. La corruzione è aumentata? Grazie a voi, è un vero piacere essere qua, vi ringrazio. Ringrazio il magnifico rettore e tutti voi. Bene, la corruzione aumentata, vedremo, ne parleremo. Toccando, almeno nelle mie intenzioni, nel tempo che abbiamo a disposizione, tre temi. Il primo riguarda le narrative, un tema di moda oggi sulla corruzione, cioè che cosa si racconta a livello mondiale prima riguardo a tema, parola, corruzione, che chiaramente ha molti significati, non è un tema tecnico, non è un termine tecnico, lo è anche, ma innanzitutto è un termine che utilizziamo tutti noi quotidianamente. Poi sì, dirò qualcosa dell'Italia, quindi qual è il posto dell'Italia all'interno di queste narrative mondiali che riguardano la corruzione. E per ultimo, sono realmente felice di essere qui, poi accoppiato, no, nel dibattito con una persona che si occupa di design, all'interno di un'istituzione che si occupa di design. È la seconda volta che mi capita nella mia carriera di parlare con dei designer. Aspettate che cerco di disattivare questo telefono, che forse è ragione, è il mio orologio, per questo è acceso. Forse è motivo di interferenze. E quindi design dello spazio civico, cosa c'entra lo spazio civico, cosa c'entra il design dello spazio civico con la corruzione? Con questo concluderò. Bene, partiamo da un'immagine che ogni tanto, annualmente, in molti quotidiani, i mezzi di informazione pubblicano. Questa è la più recente fotografia del pianeta fornita da una organizzazione non governativa abbastanza nota che ha sede a Berlino e che si chiama Transparency International, ed è il loro indice sui livelli di corruzione nel mondo percepita. Ecco, questo è un primo elemento della narrativa della corruzione a livello mondiale. Ve lo possiamo riassumere davvero in poche battute. A colori più intensi corrispondono livelli di corruzione secondo la loro misura, sottolineo più elevati. E vediamo che la storia del mondo per quanto riguarda la corruzione oggi sembra essere una storia di insuccesso, di alti livelli di corruzione. Vediamola rapidamente. Sud America, Messico, quindi America Latina, molta corruzione, con tre eccezioni parziali, che sono i tre paesi che di solito hanno i voti migliori nella qualità della governance in quella parte del mondo, ovvero sia Uruguay, Cile e Costa Rica, che è troppo piccolo per potersi vedere. Africa, nuovamente una situazione disastrata, potremmo dire, con esclusione parziale dei tre paesi, Botswana, Namibia e Sudafrica, che stanno al sud. Ex Unione Sovietica, situazione assai critica, un po' dappertutto, uniche eccezioni parziali sono la Georgia, troppo piccola per vedersi, e i tre paesi baltici che ora sono parte dell'Unione Europea. Cina e India, situazione critica, sud-est asiatico molto critica, l'unica eccezione, ancora una volta troppo piccola per vedersi, è Singapore. E poi Nuova Zelanda e Australia, bene, ora vediamo quali sono, abbiamo idealmente una lavagna, i buoni ed i cattivi per così dire. Nord America, bene, Canada meglio degli Stati Uniti, Europa che ci interessa particolarmente, due divisioni, due confini, est-ovest, l'est più corrotto, soprattutto l'est delle ex repubbliche socialiste, e nord-sud con una
tasso di virtuosismo, per così dire, che decresce a mano che ci avviciniamo al sud Mediterraneo. Vediamo l'Italia con un colore non particolarmente felice, anche se non così critico come altre zone del mondo. Bene, questo è il primo elemento della narrativa a livello mondiale della corruzione. Per onestà vi devo dire, anche se non avrò il tempo di affrontare questo tema, che in realtà queste misure sono tutte criticabili, nel senso che uno dei problemi seri per chi si occupa di corruzione è la difficoltà di ottenere, di avere delle misure che siano degne di fede. In due parole, il problema è che la corruzione è un fenomeno che si fa di tutto per mantenere segreto, quindi è complicato chiedere alle persone, è complicato, anche se molti passi in avanti sono stati fatti. Bene, corruzione, ma che cosa vuol dire corruzione? Questione complessa, però tanto per tracciare alcune distinzioni fondamentali, almeno per poter proseguire nella nostra analisi di questa narrativa. Distinguiamo innanzitutto tra corruzione spicciola e corruzione di alto livello. Corruzione non necessariamente netta, ma corruzione spicciola, per esempio, è il pagare sotto banco un poliziotto, un vigile urbano, ipoteticamente, per non ricevere una contravvenzione in seguito ad un'infrazione del codice della strada. In questo caso si parlerebbe ipoteticamente di una cifra modesta. Corruzione di alto livello, pensiamo agli appalti, le grandi tangenti. Allora, evidentemente sono fenomeni diversi anche per i soggetti che sono eventualmente, ipoteticamente coinvolti. La seconda, la corruzione ad alto livello, vede coinvolgimento dei burocrati di alto grado, dei politici, di faccendieri eventualmente. La corruzione spicciola non necessariamente. Poi evidentemente possiamo distinguere tra corruzione giudiziaria, o anche i giudici eventualmente possono farsi corrompere, per settori, non so, nel settore degli acquisti di materiale militare potrebbe essere, oppure nel settore degli ospedali, quindi possiamo settorializzare il concetto. Queste sono le definizioni più ristrette, che più si avvicinano alle definizioni che nei diversi codici penali si hanno del reato di corruzione, che è presente in tutto il mondo, definito. Possiamo avere però delle definizioni più ampie, per esempio possiamo includere in un concetto di corruzione il peculato, la frode, persino l'evasione fiscale talvolta. Per esempio definizioni così ampie, una tale definizione ampia è utilizzata dalle Nazioni Unite ed è codificata, per così dire, nel Trattato Internazionale, la Convenzione Internazionale contro la Corruzione delle Nazioni Unite, che fu firmata nel 2003, nel dicembre 2003 a Mérida, in Messico. Tutto qui? Beh no, in realtà quando parliamo di corruzione, se pensiamo anche all'utilizzo quotidiano del termine, c'è sicuramente un elemento di morale. Pensiamo al Dante, la baratteria di Dante, i canti, se ricordo bene, attorno al 19° al 20°, in cui la corruzione viene condannata con sdegno, no? Il tipico sdegno che si ritrova almeno nell'inferno di Dante. Ma anche una domanda quasi provocatoria, ma la corruzione è tutta illegale? Possiamo anche avere viceversa un elemento di corruzione legalizzata, ovvero sia la possibilità di ottenere in certi contesti dei risultati legalmente che in altri paesi eventualmente possono essere ottenuti soltanto pagando mazzette, pagando tangenti. Faccio due esempi in sintesi. Il primo riguarda l'onere della prova. Formule latine, il quid pro quo, cioè per dimostrare che vi è stata corruzione è necessario che il giudice dimostri, il tribunale, insomma, che qualche cosa è stato dato esattamente in cambio di qualche cos'altro oppure no. Ecco, questo onere della prova risulta essere un aspetto cruciale di come venga o non venga fatta giustizia. Per esempio, gli Stati Uniti è un caso interessante, nel corso degli ultimi decenni, anche in seguito alla giurisprudenza della Corte Suprema, vi è stata una transizione verso criteri più restrittivi, quindi una maggiore difficoltà a trovare colpevolezza, anche qualora sia evidente. E un altro è più generale, riguarda quello che i politologi chiamano la cattura del processo politico, cioè la possibilità, per esempio, che delle elite molto ricche, privilegiate, abbiano degli strumenti, poniamo strumenti di lobbying ad alto livello, per poter ottenere legalmente quello che vogliono. Per esempio, facciamo un esempio concreto, supponiamo che un problema per le imprese riguarda la tutela dell'ambiente, dovrei rispettare regolamenti che impongono loro di non inquinare. Possiamo immaginare dal punto di vista astratto che in un paese un'impresa possa eventualmente continuare ad inquinare
pagando tangenti per non ricevere controlli. Oppure possiamo pensare che in un altro contesto le imprese possono riuscire a convincere, eventualmente pagando, non necessariamente illegalmente, i politici ad approvare delle nuove leggi che rendano meno cogenti le regole ambientali o semplicemente a liberarsi di quello che per loro è evidentemente un fardello. Allora in queste due situazioni ipoteticamente a confronto noi avremo che lo stesso ipotetico risultato, cioè inquinare un'impresa potrebbe raggiungerlo in un luogo pagando tangenti, quindi con corruzione evidentemente illegale, e in un altro ipoteticamente non commettendo alcun reato perché semplicemente ipoteticamente sono riusciti attraverso un'operazione di lobbying, finanziando campagne elettorali o altro, ad ottenere il loro risultato in modo più duraturo e del tutto legale. Bene, di nuovo questa figura per proseguire. Quindi il primo elemento della nostra narrativa è l'andare a vedere i colori di questa mappa. Ma che tipo di corruzione tra quelli che ho elencato sono raffigurati da questi gialli più o meno chiari, rossi? Non è molto chiaro, ecco, questo è uno degli elementi problematici. All'interno di questo indice, che è il più noto, si chiama indice della percezione della corruzione, ampiamente problematico perché è basato sulla percezione di persone che vengono intervistate, le percezioni possono essere corrette o sbagliate. Ecco, un altro problema è che qui dentro sicuramente abbiamo un concetto abbastanza ampio che non include solamente l'eventuale piccola tangente pagata al poliziotto o al funzionario pubblico per ottenere un piccolo favore, ma è una definizione più ampia, ma quanto ampia non è neanche tanto chiaro e sicuramente non include quella che io ho chiamato, forse provocatoriamente, corruzione legalizzata. Bene, narrativa, secondo elemento, secondo ingrediente della narrativa prevalente a livello mondiale sulla corruzione. Questa mappa è una mappa molto nota all'interno dei governi a livello mondiale. Vi faccio un esempio concreto. Nel dicembre dell'anno scorso la Farnesina, il Ministero degli Esteri italiani, ha organizzato in occasione della presidenza italiana del G7 o G8 probabilmente, una riunione di alto livello internazionale per rendere noti gli sforzi dell'Italia nel campo della lotta alla corruzione, dichiarando molto limpidamente, con trasparenza, la preoccupazione che questi indici basati di percezione, citando esplicitamente questo indice in particolare, che è il più noto, come vi dicevo, possano danneggiare in un certo senso ingiustamente l'Italia senza tener conto degli sforzi che sono stati fatti, per esempio con la costituzione dell'autorità l'ANAC, anticorruzione, quindi Cantone, per dire, Raffaele Cantone, un nome no, molto noto. Quindi sono noti. Allora dobbiamo interpretare all'interno di un discorso a livello mondiale tra quello che una volta si sarebbe chiamato il nord e il sud del pianeta, dove sostanzialmente siamo di fronte a una lista dei buoni e dei cattivi e dalla parte dei cattivi, pensiamo ai governi africani, dicono va bene, sì, ammettiamo che qui abbiamo un problema di corruzione, ma chi è che ci corrompe? Dicono loro, siete voi dal nord del pianeta, i paesi sviluppati, e in particolar modo con quella che si chiama la corruzione internazionale, cioè le multinazionali che talvolta, forse abbastanza spesso, per ottenere contratti e mercati all'estero si aiutano con tangenti, con pagamenti illegali, che da qualche decennio a questa parte non sono più soltanto un reato nel paese in cui viene pagata la tangente, ma anche nel paese dove si trova la multinazionale. Per fare un caso recente che poi ha fatto molto parlare, c'è stata una sentenza di assoluzione, quindi, ma in ogni caso se ne è parlato, l'industria militare italiana Fiemmeccanica, che è anche la principale industria italiana in questo momento, è stata coinvolta in uno scandalo per presunti tangenti per la vendita di elicotteri in India. E, ecco, in questo caso perché è stata coinvolta in Italia, non soltanto in India, perché anche in Italia è un reato per un'impresa corrompere all'estero, e questo da poco meno di 20 anni a questa parte. Una volta non era così, vi risparmio i dettagli che sarebbero peraltro interessanti. Chi ha un po' qualche anno in più qui forse ricorderà negli anni 70 in Italia lo scandalo Lockheed. Ecco, esattamente, iniziò tutto da lì, che a sua volta lo scandalo Lockheed iniziò poi dal Watergate, per cui sarebbe divertente soffermarsi un attimo per raccontare la storia di come si sia arrivati alla criminalizzazione della corruzione internazionale nella giurisdizione dell'impresa che corrompe, ma proseguiamo
quote. Quindi questi paesi del sud dicono, beh, insomma, guardate cosa sta accadendo. E poi non solo, ma il problema dei governanti non solo corrotti, ma cleptocrati, no? Che è il livello peggiore di corruzione, cioè quelli che veramente ammassano, vuoi grazie alla corruzione, vuoi semplicemente rubando enormi quantità di denaro, rubandole e affamando talvolta letteralmente il loro popolo, che poi si servono di nuovo delle istituzioni finanziarie del nord del pianeta per cercare di mettere a sicuro quanto disonestamente evidentemente guadagnato, tra moltissime virgolette, e quindi nuovamente con un coinvolgimento di imprese nel flusso di denaro che va dai paesi sviluppati ai paesi, a questi governanti disonesti, e poi di istituzioni finanziarie nel ritorno verso non necessariamente gli stessi paesi, possono essere paradisi fiscali o d'altro, per mettere a sicuro questi soldi. Quindi nuovamente un coinvolgimento di paesi sviluppati, le istituzioni finanziarie, così come le multinazionali, quasi per definizione le istituzioni finanziarie importanti sono quasi tutte del nord del pianeta. Bene, oltre a questo un elemento ulteriore: chi è che corrompe di più all'estero tra i paesi che hanno imprese importanti? Guardiamo per esempio in Europa la graduatoria tra i paesi ricchi, l'Italia tra questi evidentemente. C'è una propensione maggiore a corrompere all'estero da parte delle imprese che sono basate su paesi relativamente più corrotti, sì o no? Se sì, la narrativa diventerebbe una sorta di narrativa di colpevolezza nazionale, corruzione come una sorta di colpevolezza nazionale, quindi nuovamente un elemento morale che rientra. E se no, invece, sarebbe una questione di opportunità, ovvero sia corromperanno di più i paesi dove vi sono più imprese che siano nelle condizioni di poter cercare di ambire mercati esteri. Ecco, è interessante perché qui abbiamo un elemento che tra l'altro con il mio gruppo di ricerca abbiamo insomma scoperto e dimostrato, ritengo, recentemente, in cui la narrativa è del primo tipo, cioè vi è una misura in particolar modo che gira proditoriamente da tempo che sosterrebbe che siano i paesi più corrotti quelli che anche corrompono di più all'estero. Quindi nuovamente una sorta di colpevolezza nazionale, quasi morale, una propensione al corrompere. Ecco, noi ritengo abbiamo dimostrato in modo conclusivo che in realtà non è così, perché i dati che non sono corretti, che è una questione di opportunità. Cioè, se andiamo a vedere da dove vengono in relazione al numero di abitanti la maggior parte di casi di corruzione verso l'estero, troviamo che è la Svizzera. Non perché siano più disonesti, ma perché hanno tante multinazionali in relazione alla dimensione del paese. Quindi. Allora, questa è la narrativa, in due parole chiaramente, ma ci sta bene questa narrativa o la vogliamo modificare? E su questo giusto uno spunto di riflessione, nuovamente tornando al problema, al tema della corruzione che io chiamo legalizzata. Un caso molto interessante riguarda gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, paese civilissimo chiaramente, ma abbiamo un dibattito che insomma è cresciuto nel corso degli ultimi decenni e che è seriamente preoccupato riguardo al cadere di una serie di vincoli, per esempio per il finanziamento delle campagne elettorali, al cadere di una serie di vincoli, per esempio per finanziare delle operazioni che vengono chiamate di grassroots, cioè di fingere che ci sono dei movimenti di cittadini che hanno delle idee ma che in realtà sono pagate da interessi col portafoglio molto spesso. Un caso che si fa sovente è quello dei fratelli Koch, che sono due fratelli insieme, la famiglia tra la sesta forse più ricca degli Stati Uniti, e che da decenni finanziano attività politiche in modo molto deciso, per usare un eufemismo. Ecco, un dubbio a questo riguardo è che per una domanda importante, ed è una domanda di ricerca alla quale non ho ancora, spero in futuro, ma non ho ancora una risposta precisa, è che la corruzione legalizzata possa in certi contesti sostituire quell'illegale. Ve lo dico con una battuta, ma la domanda sarebbe questa: perché sporcarsi le mani commettendo un reato in contesti dove un risultato analogo possa eventualmente essere ottenuto legalmente? Ecco, questo ritengo che sia un tema di ricerca interessante. Ma veniamo all'Italia, alla fine qui viviamo, vabbè, scusate, siamo a San Marino, ma insomma non purtroppo non ho informazioni riguardo a stime di corruzione di San Marino, quindi non parlerò di San Marino non per dovere di ospitalità, ma veramente perché non saprei dire nulla di informato. Quindi scusate, mi scuso i sammarinesi per se parlo di uno stato estero, insomma, non lontano. Qual è il livello di corruzione in Italia? Bene, allora, da questa immagine diremmo abbastanza alto. Andiamo rapidamente,
Se andiamo a fare invece indagini di tipo diverso, ora forse sono piccoli i numeri, ma questi sono due esempi noti di quelle che si chiamano statistiche di vittimizzazione, cioè sostanzialmente si va a chiedere a campioni di cittadini, per esempio, se negli ultimi 12 mesi loro o qualcuno, qualche membro della loro famiglia, abbia pagato qualche somma di denaro illegalmente per ottenere qualche favore a un funzionario pubblico, per esempio. Ecco, nuovamente anche queste statistiche sono molto critiche, bisogna fare attenzione, perché non è anche con la garanzia di anonimato il grande corruttore a questa domanda, per definizione, non vuole rispondere. Nuovamente stiamo parlando di un reato che può avere oltre 10 anni di pena edittale massima, così si dice, di reclusione in Italia, e quindi di un reato serio, almeno sulla carta. E stiamo parlando di scambi che quasi sempre sono volontari, cioè scambi in cui è felice e contento sia il corrotto che il corruttore. Però possiamo sperare che almeno per la piccola corruzione, per quei casi di piccola corruzione in cui chi ha pagato si senta una vittima, supponiamo, facciamo un esempio, fortunatamente in Italia queste cose non avvengono, almeno che sappia io, non ne ho alcuna evidenza, qualcuno che paghi per avere il posto per mandare il figlio a scuola, evidentemente il genitore che lo facesse in molte parti del mondo, in una scuola pubblica intendo, scusate, questo è da precisare, laddove vi sia la percezione che si tratti di un diritto, evidentemente chi fosse ipoteticamente costretto a pagare 100 euro, poniamo, o quel che è sotto banco per ottenere qualcosa nei confronti dei quali si ha un diritto, si sente oltraggiato, offeso, è vittima, la parola chiave è vittima. E quindi rientriamo nel campo di quelle che si chiamano statistiche di vittimizzazione, che vengono usate per diversi tipi di reati. Le violenze sessuali sono un altro esempio, altro caso in cui non vi sono statistiche giudiziarie di cui ci si possa fidare, quindi ci sono indagini di questo genere. Quindi è da prendere con più di un grano di sale da questi dati, però ci dicono sostanzialmente, ora purtroppo sono scritte piccoli, ma si va all'incirca dai paesi dell'est, sono tutti paesi europei, a destra abbiamo il Regno Unito, a sinistra abbiamo Lituania ed altri paesi dell'est, quindi ex socialisti, e l'Italia, non so se ho un beamer qua, vediamo, comunque l'Italia è verso destra, quella con una certa differenza tra le due indagini diverse citate, con livelli modesti, e questo conferma quello che ritengo sia doveroso riconoscere, con eccezioni purtroppo, però i funzionari pubblici italiani, almeno di basso livello, quelli insomma che si interfacciano con i cittadini, per la maggior parte sono onesti e forme di corruzione spicciola, quando avvengono per tipologie non col poliziotto che si accorge che siamo passati col rosso, per intenderci, ma eventualmente in certi servizi pubblici in cui ci sono delle relazioni frequenti. Quindi un problema parrebbe, secondo queste statistiche, più frequente rispetto a paesi migliori di noi da questo punto di vista, ma sicuramente non diffuso come in altri paesi europei, vedete verso sinistra, Romania, eccetera. È aumentata o diminuita negli ultimi 20 anni, poniamo? Ecco, su questo mi spiace molto, ma vi devo onestà. Abbiamo problemi per misurare i livelli di corruzione, cioè le misure disponibili, e me ne sono occupato per anni, quindi davvero ritengo, questo non è una cattedra, ma di poter esprimere me ne occupo tuttora, di problemi di come misurare la corruzione. Sappiamo all'incirca misurare la corruzione i livelli di paesi, ma è più difficile, anche se può apparire controintuitivo, misurare le variazioni temporali. Perché questo? Perché i livelli tra un paese e l'altro tipicamente variano di molto. Se confrontiamo, che so io, la Nigeria con la Finlandia, è abbastanza ovvio che nel primo paese vi sia un livello di corruzione, comunque la si voglia definire, che è molto superiore rispetto alla Finlandia, alla Norvegia, alla Svezia, Nuova Zelanda, per prendere i paesi che hanno un'ottima reputazione riguardo all'avere bassi livelli di corruzione. Ma se desideriamo invece andare a misurare variazioni nel tempo della corruzione all'interno di uno stesso paese, il problema è più problematico, perché se c'è una cosa che sappiamo con una certa confidenza è che la corruzione tende a essere, purtroppo per i paesi corrotti, un fenomeno persistente nel tempo. Sono pochi casi storicamente, ve li potrei nominare, qualcuno l'ho nominato prima, la Georgia per esempio, Singapore un altro, di paesi che sono riusciti in tempi relativamente
non troppo lunghi, a migliorare in modo sensibile la loro situazione. Un fenomeno persistente, cioè sappiamo con una certa certezza, potremmo scommetterci, che la Finlandia è un paese con poca corruzione oggi e lo sarà tra 20 anni. La Nigeria è un paese con molta corruzione oggi e lo sarà tra 20 anni. Ecco allora che andremo a misurare delle variazioni più modeste e questo non lo sappiamo fare, o abbiamo pochissimi strumenti. Quindi la quantità della corruzione in Italia, fatico a rispondere a questa semplice domanda. Quello che invece ritengo di poter affermare, tra l'altro su questo me ne sto occupando ora assieme a un collega dell'Università di Pisa, Alberto Vannucci, stiamo scrivendo un libro anche su questo, è sul fatto che da Tangentopoli in poi si è cambiata una delle caratteristiche importanti del sistema della corruzione di alto livello in Italia, che invece è un problema serio, come la mappa iniziale ci confermava. E a questo riguardo... Una piccola premessa: la corruzione ha bisogno di ordine. In che senso? Nel senso che uno scambio tra corrotto e corruttore è un contratto illegale. I contratti illegali sono tra due criminali, no? Due persone che commettono un crimine. I contratti illegali sono molto problematici, banalizzando, ma non tanto, sicuramente semplificando, per il semplice motivo che se qualcuno non rispetta i termini del contratto, l'altro soggetto non può denunciarlo, non può ottenere una giustizia legale. Sono contratti che non possono essere fatti rispettare da un tribunale, da un sistema giudiziario di un paese. Quindi è necessario costruire ordine per altre vie. Allora, in due parole, il sistema che garantiva ordine prima dello scandalo di Tangentopoli, come è stato evidenziato da innumerevoli inchieste e pubblicazioni successive a Tangentopoli, era segnato dalla presenza dei partiti. I partiti, i pochi partiti, due principalmente, insomma, poi possiamo poco più, ecco. Fungevano da grandi ordinatori del sistema della corruzione. E questo aveva un vantaggio per chi stava in quel mondo, che era quello della prevedibilità. La prevedibilità che se io pago, ottengo. D'accordo? Altro istituzione illegale, in questo caso, che ha tradizionalmente svolto un ruolo importante, soprattutto in alcune regioni del sud, sono le mafie. Mafia, 'ndrangheta, camorra. Cos'è accaduto dopo Tangentopoli? Evidentemente si è affievolito il ruolo dei partiti e non vi è più un ruolo dei partiti come c'era prima, come ordinatore, ordinatore del sistema. E questi centri ordinanti ora non ci sono più, o meglio sono più frastagliati e diffusi, ma sono emersi e si sono consolidate in qualche misura delle altre figure che riusciamo ad osservare leggendo con cura in parte i verbali delle indagini giudiziarie che si sono avute. Pensiamo a Mafia Capitale, pensiamo al Mose di Venezia. E quindi figure di faccendiere, figure che c'è sempre stata la figura dei faccendieri in Italia, ma che ora in assenza del ruolo dei partiti assumono un ruolo più importante e più strategico all'interno del nuovo sistema della corruzione in Italia. Bene, io verrei ora all'ultima parte, che è quella per me un po' più... Ecco, lo spazio della convivenza, quella più rischiosa, anche perché mi appresto, credo, ad introdurre un neologismo, è sempre un'operazione che rischia di essere ridicola, disdisegna, ve lo anticipo, tanto cercate di pensare se abbia un qualche senso, non lo so. Magari si trovi in Dante, no? Ma dubito. L'ho cercato, non voglio barare, l'ho cercato su un motore di ricerca, non esiste disdisegna, quindi proprio mi affido alla vostra tolleranza e bontà. Allora, innanzitutto due parole per dire un fatto che è importantissimo quando si parla. Io ho parlato di corruzione, di misurazione di livelli, ma non ho detto nulla sugli effetti. Mi verrebbe da dire, siccome parlare di effetti di corruzione dovremmo stare qui per molto tempo, mi verrebbe da dire una cosa che un professore, insomma, non dovrebbe mai dire, che fidatevi. Non lo dico, ma davvero non... L'affermazione che segue è una delle conclusioni sulle quali si è molto d'accordo tra chi si occupa di corruzione, cioè che il costo economico, inizio dal costo economico della corruzione, è molto elevato. Su questo c'è stato un cambiamento di paradigma negli ultimi, dagli anni 60 in poi. Negli anni 60, anche a livello accademico, c'era una visione un po' più sfumata e certuni avevano quasi quella che oggi chiamerei una visione romantica della corruzione. La corruzione è talvolta intesa come un meccanismo che in certi contesti dove la governance davvero funziona male è quasi necessaria per oliare
i meccanismi altrimenti di una macchina pubblica altrimenti inceppata, quindi un ruolo all'interno di una visione meccanicistica, no, della governance. Ecco, col tempo ci siamo convinti che non è così, perché la corruzione in realtà deve essere vista come una delle componenti della governance, e laddove vi è inefficienza vi è anche corruzione, ma è anche la corruzione che spinge all'inefficienza, perché il funzionario corrotto odia l'efficienza, perché è grazie all'inefficienza che può eventualmente arricchirsi, quindi sono dei rapporti molto stretti. Ma in ogni caso questo ci porterebbe un po', non fuori strada, ma insomma richiederebbe più tempo, un ragionamento più compiuto per seguire per questa via. E quindi mi limito, insomma, a segnalare il fatto che la corruzione comporta delle distorsioni sistematiche e tali da fare impallidire come possibile stima del costo della corruzione il mero ammontare della tangente. Ecco, se intuitivamente potete pensare che il costo della corruzione sia la somma delle tangenti pagate in un anno, ecco, toglietevelo dalla testa, non è così. Fosse quello, tutto sommato, per quanto a volte le tangenti chiaramente possano essere molto ingenti, ma se fosse solo quello il problema, francamente parleremo molto meno di corruzione. Un esempio per chiarire, un momento, un fatto di cronaca abbastanza recente, il MOSE di Venezia. MOSE sono quelle enormi paratie, insomma, immagino che messe non ancora funzionanti in laguna di Venezia, ipoteticamente per controllare il problema delle maree, che è potenzialmente esiziale per quella delicatissima città. Allora, più che un dubbio, qui insomma non voglio dire una certezza, ma se non ci fosse stata l'anticipazione di poter fare degli affari molto loschi su quel progetto, ci sarebbe stato quel progetto? Ovvero sia, un'ipotesi, credo che sia ben argomentabile, che l'idea stessa di costruire quell'opera, o almeno di costruirla come hanno tentato, come la stanno costruendo, fosse influenzata dall'anticipazione che in quel particolar modo, con quella particolare opera, certe persone si sarebbero molto arricchite. Per cui in questo caso qui, se ipotizzando che vi abbia convinto, pur non argomentando, ma insomma con un paio di battute, sarebbe del tutto evidente come il costo delle tangenti che ci sono state in quel caso concreto rappresenterebbe veramente la punta dell'iceberg del costo economico complessivo, cioè sarebbe in realtà il costo sarebbe aver fatto un'opera di cui un tempo tutti erano convinti fosse un'idea geniale, anche perché i pareri tecnici erano molto spesso in conflitto di interesse, per usare un eufemismo, ma ora io credo che ci siano non molte persone in giro che in buona fede almeno siano pronte a difendere l'opportunità e la correttezza di quel costosissimo intervento, costosissimo in qualche misura per gli affari che ci sono stati fatti, ma costosissimo perché è un'opera costosa, un'opera infrastrutturale complicata, complessa. E quindi che cosa fa la corruzione allo spazio della convivenza civica? Allora, questo da un lato gli aspetti economici, che chiaramente sono gravissimi, ma andiamo ben oltre. Io sono un economista, ma sono il primo a riconoscere che non possiamo ridurre la nostra visione del mondo a un'interpretazione economicistica. In realtà la corruzione mina non soltanto la prosperità economica, ma mina la fiducia tra le persone, la fiducia delle persone nei confronti dell'azione di governo, perché dei governi corrotti non ci si fida. Mina una idea di giustizia, cioè mina davvero tanti di quegli elementi che insieme, dal mio punto di vista, concorrono a definire quello che possiamo definire uno spazio di convivenza civica. Ecco, allora qui arriva la parte importante, forse scherzosa, non so, lo deciderete voi, ma il disdisegnare cos'è per me? Esiste in spagnolo qualcosa di analogo, che è disdibujar, cioè il processo inverso al disegnare, che non vuol dire cancellare un disegno, vuol dire, dato un disegno, sostituirlo con un altro che forse riusciamo ad analizzare solo con sforzo, che forse è soltanto implicito, cioè se io ho dato un progetto e un disegno, ci faccio scusate se mi improvviso designer, che non sono davvero, con moltissima umiltà, mi perdonino i tanti esperti qui presenti, e ci faccio degli scarabocchi sopra, ho cancellato il disegno precedente, ma ne ho anche fatto implicitamente un altro, per quanto brutto, per quanto sgradevole, per quanto inutile, dannoso. Ecco, questo forse al di là così dello scherzo, del neologismo, forse possiamo esprimere,
Ma allora ecco, se la corruzione disdisegna, passatemelo, lo spazio della convivenza civica, che cosa possiamo sperare? Con questo concludo e davvero passo non solo idealmente, lo vedrete a breve, il microfono a Paolo Ciuccarelli che si occuperà esattamente di uno di questi temi. Come possiamo allora disegnare lo spazio della convivenza civica? Allora, due parole, una notissima, trasparenza, andremo a parlare di dati tra poco, no? Quindi evidentemente il tuo lavoro, perdona se il tuo lavoro non potrebbe esistere senza dati, quindi una trasparenza evidentemente è una condizione necessaria. Però io sostengo da tempo che la trasparenza non basta. Dobbiamo aggiungere un altro termine, che è un termine che non ho inventato io, ma che prendo a prestito, poi vi dirò da chi, che è la leggibilità, ovvero sia l'informazione non basta che ci sia, perché viviamo in società complesse, in società che generano una quantità di dati enorme, sempre più grandi, e viviamo in quelle che due politologi hanno chiamato stealth democracies, un bel termine secondo me, democrazie furtive, per intendere che sono democrazie in cui, forse furtive è la mia traduzione, stealth forse va anche bene, per intendere che abbiamo talmente, uno degli aspetti, talmente tanti temi da studiare, tante cose di cui occuparci, poco tempo, da far sì che sempre più ora rispetto a un tempo, dato anche la crescita delle informazioni, il problema cognitivo che dobbiamo affrontare, anche volendo essere buoni cittadini informati, sia francamente complicato. La trasparenza, paradossalmente, che comunque dobbiamo richiedere ad alta voce come cittadini, sia chiaro, può persino in certi casi complicare il problema perché sommergerci ancora di più di informazioni. Quindi la capacità da un lato di leggerla, ma la leggibilità, che cos'è la leggibilità? Termine proposto da James Scott, che è un politologo dell'Università di Yale, il quale una serie di libri molto belli, consiglio sempre di leggere questo politologo eterodosso, molto bravo secondo me, fa un ragionamento, dice, gli stati da sempre hanno avuto un problema da risolvere, che è rendere la società leggibile, una trasformazione della società. Rendere leggibile sostanzialmente semplifico per due motivi. Uno, per far pagare le tasse, e due, per avere dei soldati da mandare in guerra. Allora, per esempio, l'invenzione dei cognomi, che nascono circa nel Medioevo, ha avuto anche questa funzione, perché fino a quando Mario viene dal monte, si chiama così perché sta in montagna, e poi però decide di scappare e trasferirsi al mare, e quel dal monte, o che glielo codifico e diventa un cognome, come in effetti esiste in Italia, o che quella persona è scappata e non riesco né a fargli pagare le tasse né nient'altro. Quindi il problema della coscrizione militare è un problema fondamentale. Forse non a caso l'ordinamento che noi troviamo in diversi paesi europei, tra l'altro l'Italia, totalmente diverso rispetto a quello degli Stati Uniti, il nostro di impronta napoleonica, uno degli obiettivi, insomma, che sono state almeno due cose ben correlate dell'era napoleonica. Uno, questo che ho appena descritto, e l'altro era una grande trasformazione nella tecnologia militare che richiedeva una capacità di coscrizione enorme. Gli eserciti napoleonici erano degli eserciti popolari e quindi richiedevano un apparato amministrativo in grado di riconoscere le persone. Quindi lo Stato ci ha sempre letti molto bene. Ognuno di noi ha un codice fiscale, il 20 settembre il Ministero dell'Economia hanno banche dati da far tremare le vene, non lì fisicamente, fuori raccordo anulare, ma insomma banche dati da far tremare le vene ai polsi, eccetera. Ecco, io sostengo che noi dovremmo occuparci più seriamente del problema simmetrico, cioè del problema di come noi cittadini riusciamo a rendere leggibile lo Stato. Come? Bene o male? Molto male. Siamo molto indietro rispetto a quel che lo Stato fa nei nostri confronti. Un aneddoto. L'anno scorso, per la prima volta in Italia, udite udite, l'Istat ha fatto il censimento delle amministrazioni pubbliche italiane. Quando è che si fa un censimento? Quando non si ha le idee molto chiare, cioè in Italia non si sa con totale precisione neppure quante siano di numero le amministrazioni pubbliche italiane. Si è dovuto fare un censimento. Poi il problema riguarda principalmente le società partecipate, tanti dettagli, ma questo dà veramente l'idea. Allora, cosa vuol dire leggibilità? E con questo davvero concludo. Io vedo due livelli, e tutti e due sono livelli che hanno a che fare con il design. Uno, a un livello alto, modellare, disegnare lo spazio delle politiche pubbliche affinché le informazioni che vengono generate poi siano facilmente interpretabili dai cittadini.
Per esempio, se io avessi anche tutti quanti i dati, pensiamo, non so, per esempio, vabbè, il progetto MOSE è abbastanza circoscritto nel tempo, facciamo un esempio degli esempi che è la famosa Salerno-Reggio Calabria, no? Un intervento infrastrutturale infinito e sotto molti punti di vista. Se io avessi anche da qualche parte, pure su internet, scrapable, no? Come termine tecnico di cui forse riapparirà in giornata, non so, tutte le ricevute di tutti gli appalti, infatti nel corso di mezzo secolo forse della Salerno-Reggio Calabria, sarebbe praticamente impossibile estrarli, tirarli fuori, comunque sarebbe un lavoro molto impegnativo. Ecco, arrivare a un punto in cui viceversa su ogni intervento pubblico il cittadino possa facilmente riuscire a ricostruire tutta la trafila, che vuol dire quanto è stato speso, con quali lavori, quali sono state le persone di volta in volta responsabili. Ecco, questo è un intervento che è molto più facile a monte a livello di disegno del sistema, che significa semplificare, che significa rivedere dall'alto come vengono generate queste informazioni, prima ancora di porsi il problema del le rendo pubbliche o non le rendo pubbliche, dati aperti, quant'altro, ontologie, metadati, temi tecnici ma oggi molto di moda. E questo è un aspetto che io ritengo che sia ignorato sostanzialmente o comunque che dovremmo porci all'interno di questa battaglia, no, che io così idealmente propongo, che è una battaglia non soltanto per la trasparenza, è sacrosanto, continuiamo a farla, ma per la leggibilità del sistema. E l'altra evidentemente a monte ha a che fare con le visualizzazioni. Su questo ci stanno davvero idealmente chi mi seguirà dietro questo leggio è la persona più adatta per parlarvene, perché su questo fronte dati aperti, capacità di leggerli, di prenderli da siti e di visualizzarli con strumenti oggi estremamente sofisticati. Il mio invito però è che questi due diversi piani forse riescano a sposarsi, non paradossalmente ma in modo interessante. Un luogo come questo che si occupa di design e apparentemente non di politica o di scienze politiche o di corruzione o di altro, però forse potrebbe risultare essere il luogo più indicato per un tale matrimonio di approcci che a mio avviso insieme potrebbero contribuire a ottenere un obiettivo che davvero sarebbe nell'interesse di tutti noi. Io davvero vi ringrazio. Allora direi con perfetta conseguenzialità invito Paolo Sciuccarelli con Make Data Really Public. Bene, ringrazio, buonasera a tutti intanto, ringrazio Picci per il teaser, il lancio. Mi ha già convinto lui che le cose che facciamo servono a qualcosa, quindi il mio compito forse più facile. Io sono un professore associato, vengo dal Politecnico di Milano, dove qualche anno fa, una decina ormai, forse qualcosa in più, ho fondato un laboratorio di ricerca che si occupa delle cose di cui parlava Picci alla fine. Di trasformare i dati usando le competenze del design perché abbiano senso per problematiche e interlocutori che non c'erano e che oggi ci sono, tra questi anche i cittadini, per esempio. Il titolo è in inglese, tutte le slide saranno in inglese, mi scuso per questo, ma è, insomma, un po' la lingua del nostro lavoro, io ovviamente parlerò in italiano, questo spero aiuti, ma in realtà sono molte figure, quindi non c'è tanto il problema della lingua. Questo è il titolo che avevo comunicato inizialmente, l'ho un po' modificato poi, giusto per tradurlo. Quello di cui vorrei parlare, anzi di cui parlerò, è che perché la coscienza civica e il senso civico devono inevitabilmente fare i conti con i dati e che ruolo può avere, secondo me, insomma, vista l'esperienza che abbiamo maturato, il design in questo.
Il fatto che la nostra sia una data society, come si dice, una società dei dati, ormai insomma fa parte del linguaggio comune, qualcuno lo definisce addirittura un universo dei dati, quello in cui siamo immersi, e insomma ci sono tanti elementi che credo supportino questa idea, questa ipotesi che il dato sia un fatto importante. La relazione tra dati e società credo sia evidente anche insomma alle persone comuni che non si occupano strettamente in modo tecnico di questi temi. Credo abbiate tutti sentito parlare della vicenda di Cambridge Analytica e di come i dati di Facebook delle persone siano stati utilizzati per orientare, per così dire, gli esiti delle campagne elettorali, diciamo delle elezioni politiche. È un tema, questa relazione tra dati e società, che è oggetto di studio da parte di centri di ricerca come questo, fondato da esponenti importanti del mondo della ricerca e non a caso direi finanziato da società, compagnie, aziende, organizzazioni tra le più importanti, no profit, profit. È un tema su cui si investe tantissimo e che è studiato da centri di ricerca come questo, ma anche da riviste. Io ho l'onore di essere co-editor di questa rivista che diciamo, nasce nel campo della sociologia, ma indaga esattamente questa relazione tra big data e trasformazioni sociali. È un tema importante e credo che è talmente importante che bisogna partire proprio dal cuore della relazione, cioè da che cos'è il dato, perché su questo credo che ci siano ancora un po' di fraintendimenti, sempre dal mio punto di vista, umilmente. Cos'è un dato? Allora, io uso di solito una metafora quando cerco di spiegarlo agli studenti o alle persone con cui ho a che fare, diciamo, poi relativamente alla visualizzazione dei dati. Io uso una metafora che per un designer è facile, insomma, dico che il dato è un nuovo materiale, come se avessimo noi designer a disposizione un nuovo materiale, facciamo le stesse cose che facevamo prima, quindi gli diamo una forma e diamo a quel materiale una forma che abbia senso per un certo interlocutore, in un certo contesto e per un certo obiettivo. Quindi nulla di diverso da quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo semplicemente tra le mani un materiale nuovo. E anche diciamo, nel discorso sui dati c'è questa tendenza a trattarlo come un materiale, no? Chi dice è l'oro su cui dobbiamo costruire la nostra futura ricchezza, c'è chi dice è il nuovo petrolio come Cisco System, o insomma anche ai giornalisti piace molto questa metafora del petrolio, quindi qualcosa di materiale, di grezzo su cui trasformabile, che può generare un numero anche infinito di significati. E se questo è vero, è anche vero un'altra metafora che mi piace utilizzare, che per un designer ovviamente più questo materiale è grezzo, quindi diciamo più vicino alla forma naturale, più il potenziale di trasformazione è alto e quindi anche l'eventuale valore, significato che posso generare insomma aumenta nello aspetto e nella dimensione. Ecco, in realtà credo che questa metafora però nasconda un pericolo, quindi ci ho pensato in realtà adesso in relazione a questa conferenza. Credo che nasconda, per quanto utile, funziona abbastanza bene per spiegare che cos'è un dato oggi e perché i designer possono lavorare sul dato, credo che ci sia un problema in questa metafora. Non è vero, per usare un'altra pubblicità, questa volta di IBM, non è vero, e questo credo sia abbastanza ovvio, che il dato è una risorsa naturale. Possiamo considerarlo un materiale, possiamo considerarlo, diciamo, alla stregua del legno e del metallo per un designer, ma certamente non è un materiale naturale, non esiste in natura. È una cosa che non possiamo, diciamo, anteporre a un fatto o a un fenomeno, semmai esiste un fenomeno continuo, complesso, di cui il dato costituisce una volontaria discretizzazione. Cioè esiste nella realtà un fenomeno, c'è qualcuno che a un certo punto interviene a ridurre quel fenomeno affinché diventi gestibile e comprensibile, costruendo dei dati. Quindi forse possiamo tenerci una parte di questa metafora e dire che il dato è un materiale, non possiamo dire che sia un materiale, una risorsa naturale, e non possiamo dire neanche forse che esiste il dato nella forma grezza. Come amiamo dire noi, il dato non è dato, quindi non è una cosa, ma questo l'abbiamo imparato dagli umanisti digitali con cui lavoriamo da tempo. Già nel 2011 Joanna Drucker scriveva questa cosa qui, dice il dato appunto non è dato, it's not given, is taken, è qualcosa che tu costruisci come interpretazione di un fenomeno. Questo lo sapevano gli umanisti nel 2011, quando insomma si cominciava a lavorare da umanisti con il digitale, che è di fatto una costruzione, qualcosa che esseri umani, macchine, fanno a partire da un fenomeno che viene appunto discretizzato. Una costruzione che è inevitabilmente tecnica e culturale assieme, e che rende, come dice un bellissimo libro recente, il concetto di raw data un ossimoro, no? Perché se è vero,
quello che abbiamo detto fin qui, non esiste il dato nella forma grezza, esiste solo in una forma, per così dire, sempre nella metafora cucinata, cioè c'è sempre qualcuno che lo produce. Allora, questo, diciamo, questo mi ha aiutato un po' a capire un po' meglio la metafora e a evidenziare un problema che però, insomma, sostanzialmente conoscevamo, semplicemente l'avevo forse poco trasferito, ma poi in realtà abbiamo cominciato a dirle queste cose anche agli studenti. Queste cose però non sono così ovvie come forse potrebbero apparire là fuori, e questo me lo hanno testimoniato due fatti che mi sono accaduti di recente, due aneddoti che vi trasferisco perché secondo me poi esplicitano il problema e il possibile fraintendimento dietro questa metafora. Il primo fatto ha a che fare con un personaggio che non conoscevo prima e che ho conosciuto grazie a Twitter, che è questo scienziato, uno psicologo, viene definito una sorta di rockstar della psicologia, che ha scritto quel libro lì che è uscito a gennaio del 2018, che è diventato una sorta di bestseller, una specie di self-help book, no? Di quelli che ti aiutano a migliorare te stesso. È pieno di storie, di aneddoti, anche piuttosto curiosi, per così dire. La cosa interessante è che lui fa grande uso dei dati nel raccontare queste cose e è molto convincente. Il suo canale YouTube penso sia uno dei più popolari in ambito scientifico. Esce un articolo sul Guardian che un po' critica l'approccio di Jordan Peterson, che è quest'autore, citando alcuni brani di questo testo, e uno è abbastanza divertente, perché a un certo punto lui dice che l'unico modo per, diciamo, rendere gli uomini un po' meno aggressivi è quello di diciamo una monogamia forzata, no? Che è una sorta di... però supportato tutto da dati e da evidenze scientifiche, o almeno presunte tali, che diciamo danno corpo a questa tra le tante altre ipotesi. E che in realtà mi sono accorto di tutto questo da un tweet che ho intercettato nel mio feed di Twitter, che uso abbastanza spesso come fonte di dati e informazioni, che è questo qui di una giornalista, questa Charlotte Kill, che scrive regolarmente sul Times e altri giornali, che scrive questo tweet di per sé anche abbastanza interessante. Dice: ho cercato su Google tutti quelli che hanno criticato aspramente Peterson, in realtà hanno tipicamente un background artistico e non scientifico. se è sufficientemente ampio il campione che ha usato, però è interessante come critica. Dice, ma alla fine forse quelli che l'hanno criticato è perché non hanno letto e capito bene i dati che lui usava a supporto delle sue teorie. Poi prosegue nella sua discussione, a un certo punto viene fuori con questa affermazione, che è quella che io ho intercettato, in cui dice sì, ha le sue idee, però cita molti dati che non hanno una ideologia, cioè, i dati non possono essere etici o politici, sono semplicemente i dati. E questo ha fatto scattare la mia reazione, perché ovviamente non sono d'accordo, no? Se è vero quello che ho detto prima. Quindi ho risposto a questa cosa qui nel mio stream dicendo: ma non è vero, i dati non sono just data, no? Non esistono, come diciamo prima, nella realtà, non sono cose che sono, diciamo, vere per definizione e qualcuno le ha create. I dati sono una costruzione tecnica culturale, come ho detto prima, e quindi possono, e spesso è così, incorporare un giudizio critico ed etico. Beh, questa cosa, vi devo dire, è stato nell'ultimo anno il mio tweet che ha raggiunto il numero più alto di persone che mai mi sia successo. Non che io abbia dei numero di follower impressionante, però è interessante il fatto che questo tweet, diciamo, che parla di una cosa in cui credo abbastanza ormai, abbia ricevuto così tanta attenzione, sempre nei limiti di quello che è possibile, e poi ha scatenato anche una discussione interessante, coinvolgendo soprattutto persone di background scientifico che in realtà non erano tanto d'accordo con questa cosa. Quindi c'è ancora, secondo me, uno spazio di riflessione molto importante sulla natura del dato. Cos'è veramente e quanto effettivamente possiamo parlare di, diciamo, dato grezzo, dato naturale o dato costruito. Altro fatto importante, soprattutto alla luce di quello che Picci diceva prima, che mi è capitato pochi giorni fa a una conferenza circondato da statistici, credo che io fossi l'unico designer, diciamo, fuori. Ho fatto una presentazione in cui parlavo di metafore visuali e del loro potenziale uso nella comunicazione, per rendere i dati un po' più leggibili. A un certo punto c'è un intervento di un ricercatore di Eurostat che presenta questo intervento, il titolo è The Path Towards Trusted Smart Statistics, quindi l'idea di avere delle statistiche credibili, un po' di più trustable, qualcosa di un po' più importante, per i cittadini. E argomenta questa questione del trust e spiega anche dei meccanismi, adesso non vi sto a riportare tutto il suo intervento, con cui secondo lui si possono costruire statistiche trustable da parte degli utenti dall'altra parte, dei cittadini.
A un certo punto, però, vedendo le sue slide e le cose che proponeva, io ho fatto una domanda, dico, ma lei sta proponendo delle cose che io credo in realtà non siano molto leggibili per i cittadini, no? Non credo che siano i cittadini in grado di capire quei processi e quelle soluzioni che voi proponete, di capirne i meccanismi e di capire anche le potenziali conseguenze. Lui mi dà una risposta che lì per lì mi è sembrata convincente, dice, ma lei si fida della sua automobile? Ah, io sì, cioè, ho detto sì, poi in realtà ho pensato all'esperienza che ho avuto con una self-driving car e lì un po' la fiducia mi era venuta meno, però in generale devo dire di sì. Poi dice, sì, bene, si fida, ma lei sa come funziona la sua automobile? Ma devo dire che se uno si mette davanti a un'automobile oggi forse non sa tanto bene come funziona, no? E lì per lì me ne sono andato abbastanza convinto della sua risposta. Dice, beh, sì, forse è vero, non è detto che per essere trustable qualcosa deve essere anche comprensibile. Però poi anche qua ci ho un po' ripensato, dico, ma cioè, non, tu non sei, sei dell'Eurostat, che non sei un produttore di automobili, e dall'altra parte non hai un cliente di automobili, hai un cittadino e stai facendo, mettendo dei dati a disposizione di decisioni pubbliche. Allora credo che non stiamo parlando della stessa fiducia e non stiamo parlando di un contesto che possa essere, diciamo, associato a quello della, insomma, non mi sembrava molto appropriata questa risposta. Ecco, questi due fatti in realtà mi portano ad argomentare un po' la definizione di civic consciousness o di consciousness in generale. Ecco, credo che soprattutto la civic consciousness sia qualcosa che, per prendere un pezzo di questa conferenza, è vero, ha bisogno che ci sia la disponibilità di qualcuno ad operare nella realtà, no? Sociale, civile, e ci aggiungerei io, scuserà Manzini se gli modifico le slide, però anche attraverso i dati, no? Quindi che ci sia questa disponibilità ad operare, secondo me, è chiaro, è fondamentale. Però anche alla luce dei due fatti che vi dicevo prima, secondo me è importante che oltre alla volontà, alla disponibilità ad agire, ci sia anche la possibilità concreta, reale, di agire efficacemente. Allora, questo in rapporto con i dati è possibile fino a un certo punto. È possibile perché, per esempio, esistono gli open data che si citavano prima, quindi questo certamente dà corpo alla possibilità. Io ho la volontà, voglio operare per modificare la società anche attraverso i dati, ho gli open data e questo è un bel passo in avanti, perché qualcuno ha preso quel materiale e me l'ha messo lì pronto per essere lavorato. Però peccato, sappiamo, e lo testimoniano le statistiche di utilizzo degli open data, il fatto che sia disponibile non garantisce in alcun modo il fatto che sia usabile quel dato e che effettivamente qualcuno lo usi per un fine, diciamo, efficace. Penso che la possibilità concreta che deve necessariamente affiancarsi, secondo me, alla volontà, abbia almeno tre dimensioni: quella del poterli vedere, poter accedere al dato, quelli di poterli capire, e qui si va un po' nella direzione della leggibilità e forse qualcosa di più, e quello poi di poter agire attraverso di essi. Se il dato è una componente fondamentale dell'agire sociale oggi, e credo che le testimonianze ce ne sono tante, la possibilità sta necessariamente in questi tre livelli, sempre in un'ottica di complessità. E credo che qui il design può intervenire almeno a tre livelli, quelli che mi sono venuti in mente fin qui. Quello più ovvio direi che è questo movimento di traduzione, quindi di portare, fare in modo che i dati, una volta anche open, prodotti, siano effettivamente portati, tradotti, anche con una traduzione di linguaggio ovviamente, nelle mani dei cittadini. Però secondo me il design può agire anche, anzi non però, in più il design può agire anche con un'altra operazione, che non è solo di, che aiuta la comprensione, ma aiuta anche a capire chi sono io e qual è la relazione tra me e tutti gli altri attori che partecipano alla trasformazione sociale e che insieme a me o contro di me faranno parte della trasformazione in cui io mi voglio impegnare. E poi c'è un terzo livello, che è quello poi, diciamo, del terzo livello di possibilità, che è quello poi di agire effettivamente, cioè prendere questi dati una volta che si è capito cosa sono e dove sono io e farci qualche cosa. Questi tre livelli sono tre livelli in cui il design può intervenire. Adesso cercherò di farvi capire come, secondo me. Il primo è abbastanza facile, ha a che fare con quella proprio la difficoltà tecnica della leggibilità, no? Voi andate su un portale di open data e vedete, se questo è opendata.gov, insomma, credo il più importante e noto portale di open data nel mondo, e vedete che questi sono i formati in cui i dati sono disponibili, no? Beh, voi che siete designer, esperti, smart, probabilmente sapete cos'è, ma insomma, se ci clicca sopra un essere umano normale, poi vi vengono fuori queste cose, questo è un JSON. È chiaro che c'è un problema, ma questo è abbastanza evidente, di comprensione, di leggibilità, proprio da un punto di vista proprio di linguaggio formale.
Allora è per questo che esiste, insomma, il design può fare cose che, scusate, conoscete, questo non so, tutto il lavoro che abbiamo fatto con il Corriere della Sera sulla lettura serviva banalmente a questo, a cercare di portare una rappresentazione del dato più accessibile a un pubblico, senza esagerare, insomma, comunque prendendo un pubblico abbastanza mirato, più vasto di quello che tipicamente adotta i linguaggi dei dati. Questo però penso che sia un po' solo il primo livello, perché poi sì, vedo i dati, ma faccio ancora fatica a vedere poi cosa c'è dietro, no? Allora credo che qui il design debba fare, stia facendo un passo importante, no, dal punto di vista della traduzione, cioè quella di non preoccuparsi solo di far vedere il dato, ma di far sentire il dato, o meglio quello che c'è dietro al dato. Cioè questo è il design, credo che lo faccia bene, cioè staccarsi dal dato e vedere il dato come un mezzo per un fine, che è quello di leggere non il dato ma il fenomeno. Un fenomeno che è complesso e che spesso è nascosto dai dati. Abbiamo detto prima che i dati sono una discretizzazione, una trasformazione di quel fenomeno. Uso quei dati e quella trasformazione costruita da qualcuno per però poi andare a leggere i dati. E anche queste trasformazioni sono di livello diverso, spesso non sono necessariamente grafiche, però possono aiutare ad avvicinare, a far leggere non solo il dato ma anche il fenomeno. Questo è un esercizio fatto da una nostra studentessa un po' di tempo fa, credo estremamente efficace. È una operazione di design. Il dataset è molto semplice, è l'indice di violenza contro le donne nelle diverse regioni italiane. Ecco, lei oltre, la visualizzazione è semplice, nel senso che ha preso il numero e l'ha stampato su un foglio A4, ma la trasformazione di design non sta nella semplice visualizzazione, sta in un'operazione di accartocciamento del foglio tanto più forte quanto più è alto l'indice della violenza contro le donne in quella. La stessa violenza che la donna subisce nella realtà è stata trasferita sul foglio di carta. E questo credo avvicini, no? Faccia un passo in avanti dal dato al fenomeno che c'è dietro, cioè ti faccio sentire, provare in qualche modo, cerco di trasferirti, di tradurre verso di te non solo il dato ma anche il suo significato. Ecco, queste operazioni di, diciamo, un po' uscire dalla pura rappresentazione grafica per andare verso anche una dimensione esperienziale credo siano importanti affinché ci sia veramente una capacità di lettura e comprensione del dato e del fenomeno. Questo è uno studio di design spagnolo molto, siccome diciamo un po' il leader in questo campo della costruzione di esperienze sui dati, in questo caso aspettativa di vita nelle città, ma anche fino ad arrivare per esempio a coinvolgere le persone nella rappresentazione. Questo è un progetto di Matteo Moretti a TEDMED a Milano, hanno fatto questa operazione di, diciamo, coinvolgimento delle persone direttamente nella costruzione delle rappresentazioni. Anche questo è un altro passo in avanti, quindi no, non ti faccio solo leggere il dato, ti metto dentro un processo anche di costruzione della visualizzazione. E qui, fin qui siamo, diciamo, nel campo delle cose che un po' stanno accadendo. Quello che sta meno accadendo, ma credo che sarà altrettanto necessario, è fare andare a rappresentare non solo il dato, ma anche i processi che riguardano il dato. E qui cominciano le cose a diventare un po' più difficili, perché parliamo di comportamenti degli algoritmi, parliamo di intelligenza artificiale. Finora è stata la statistica a produrre i dati con dei metodi che forse vagamente conoscevamo. Adesso ci sono dei processi in campo che veramente vanno molto lontano dalla capacità di comprensione di chiunque. Però anche quelli, secondo me, sta nel primo obiettivo del design: dobbiamo imparare a tradurli verso le persone. Con tutti i loro problemi, perché anche questi algoritmi soffrono della stessa, diciamo, non naturalezza di cui soffre il dato. Anche gli algoritmi sono costruiti, scritti, codice, riga dopo riga, da delle persone. E spesso hanno dei loro bias, dei ethical, hanno delle implicazioni etiche e dei giudizi incorporati, no? Un tweet che fece molto scalpore tempo fa, scusate la mia sorgente di informazione preferita, fu questo, no? Una persona che stava utilizzando un algoritmo di tagging delle foto automatico di Google e aveva inserito dentro delle persone di suoi amici di colore che il software, l'algoritmo di tagging automatico dell'immagine, ha riconosciuto come gorilla. Questo ovviamente ha creato non poche discussioni, no? Ma è ovvio, cioè, dipende da come l'hai allenato l'algoritmo. È stato allenato con un training set che qualcuno ha preparato e ha dato in pasto all'algoritmo. Come funzionano questi algoritmi? A questo punto dobbiamo saperlo, vogliamo vederli, no? Perché non solo il dato è una costruzione, ma anche il processo e la macchina che trasforma quel dato è una costruzione, e se vogliamo capirli dobbiamo vedere anche questi. Peccato che, come dice
l'MIT Technology Review sono un po' difficili, sono un po' imperscrutabili queste macchine, ve l'assicuro, noi ci lavoriamo con queste persone che li scrivono, questi algoritmi, a volte neanche loro sanno tanto bene che cosa succederà. Forse anche il bello, perché poi appunto chiamano noi, si lavora assieme, cerchiamo di visualizzare assieme i comportamenti di queste cose. L'MIT Technology Review in particolare ha una visione piuttosto pessimistica, loro dicono, ma insomma sono questi dark secret, una roba un po' alla Black Mirror, no? In cui c'è il nemico che sta cercando di nascondere e rendere opaco tutto. The big companies developing them show no interest in fixing the problem, quindi sembra che le aziende non abbiano tanto interesse poi a farci vedere che cosa stiano facendo. In realtà non è tanto così, se voi vedete iniziative tipo Distill, guidata principalmente da persone di Google, insomma c'è in realtà l'idea che questa cosa debba accadere, cioè che se questi processi di machine learning debbano essere più trasparenti. Quindi anche le stesse aziende stanno un po' investendo in questa direzione e lo stanno facendo attraverso il design. Il gruppo di Google, che si chiama Google Brain, ha dentro dei designer che si occupano di rendere il più possibile questi algoritmi comprensibili da persone che non sono tecnici, e lo fanno costruendo cose tipo questa sorta di, se lo chiamano, una specie di gioco fatto per conoscere, capire i meccanismi degli algoritmi, visualizzazioni tipo queste che dovrebbero spiegare come funziona un algoritmo di embedding delle... Avete capito come funziona l'algoritmo? No, non tanto, eh. Infatti il problema è questo, che no, stanno facendo degli investimenti, stanno andando in questa direzione, però siamo ancora lontani da quello che in realtà dovrebbe essere la sua missione. Loro dicono, noi vogliamo enable anyone, chiunque, no? Capire meglio come funziona un algoritmo di machine learning. Questa cosa non sta ancora pienamente accadendo, però si sta andando in quella direzione. Noi designer siamo implicati anche in questa trasformazione, in questo livello di leggibilità. Sono ancora in gran parte delle black box, come si dice, però abbiamo questo puntello, noi, le nostre competenze per agire. No? Abbiamo fatto qualche esperimento, per esempio, costruendo applicazioni come questa, una tesi di laurea, uno studente che ha costruito una piccola app che in realtà fa una cosa banale, però in tempo reale ti dice quanti trackers, quanti bot stanno succhiando in quel momento i tuoi dati dal tuo telefono cellulare. Quindi il dato momento X, tu hai 83 oggetti tecnici che stanno succhiando i dati dal tuo cellulare per scopi diversi e prendendo porzioni di informazioni diverse. Intanto comincio a capire, no? Mi dice, cioè, sta succedendo qualcosa e sono 83 e stanno facendo delle cose. Un altro progetto che abbiamo fatto con Facebook, forse ancora più interessante, visto il ruolo che ha Facebook, pensando anche a quello che si diceva prima di Cambridge Analytica, questa è la descrizione di questo progetto mi piace molto, perché dice, non è che the design of personalization algorithm is not just a technical matter, quindi non è solo una questione tecnica, it's a political one, quindi è una cosa politica. Noi non diciamo che gli algoritmi di personalizzazione sono cattivi, diciamo che i cattivi algoritmi di personalizzazione sono cattivi, no? E però io voglio vedere se è buono o cattivo, e per vederlo devo capire come funziona e devo vederlo in azione. Per questo insieme a loro abbiamo costruito un sistema che visualizza molto banalmente il comportamento dello stream di Facebook di un utente che si registri. Adesso non so se voi sapete come si comporta il vostro stream di Facebook, però ha un comportamento che fa sì che ogni 10 minuti i post che ci sono dentro occupino posizioni diverse, quindi siano più o meno facilmente raggiungibili, quindi la possibilità che voi lo leggiate aumenta o diminuisce. Questa è un po' un'animazione che fa vedere, vedete, questo per esempio è alle 19:20, quel post era primo, quindi davanti, no? Io lo vedo, probabilmente ci clicco. 20 minuti dopo diventa 13esimo, 18esimo, alle 19:30 non c'era neanche nello stream, no? Perché? Come succede questa cosa qua? Intanto facciamo vedere che succede e poi ovviamente dovremo anche preoccuparci di far capire perché sta succedendo, quali sono i criteri con cui l'algoritmo è stato programmato in modo da fare quella cosa lì. E forse saremo un po' più tranquilli, insomma. Una direzione abbastanza interessante, un tema di ricerca per il design, abbiamo un po' di tesisti che stanno lavorando su queste tematiche, far vedere il comportamento degli algoritmi. Secondo livello è quello del mapping, quindi non solo far vedere, quindi rendere comprensibili, accessibili per una funzione proprio di leggibilità i dati e i processi che li riguardano, ma anche, dicevamo, posizionarsi, quindi capire dentro quale sistema sono immerse. E qui ancora i dati e il design possono venirci in aiuto, perché anche questa è una black box, non più una black box formale ma strutturale del fenomeno, quindi non come è descritto ma come è fatto. E qui ci viene in aiuto una,
una teoria su cui che abbiamo abbracciato abbastanza velocemente quando abbiamo cominciato a lavorarci con Latour e il suo gruppo di ricerca a Sciences Po in Parigi. A Parigi la Actor Network Theory ci aiuta parecchio in questa direzione, perché ci aiuta ad avere una base solida. E ci dice anche una cosa interessante, che quella black box strutturale ha ogni tanto è più debole e abbiamo più possibilità di entrarci dentro. Questo accade soprattutto quando certe tematiche diventano controverse. Cioè, quando un tema diventa molto dibattuto, essendo questo dibattito in gran parte accadendo nel web, quelli sono dati che si possono, come si diceva prima, screpare, tirar su, raccogliere e analizzare per capire chi sta dove, quali sono le posizioni dei diversi attori e quindi poi decidere eventualmente io dove andare a posizionarmi. Si può aprire quello che Latour chiama uno spazio ispezionabile, visibile, di visibilità dentro la black box, che mi aiuta appunto a capire come funzionano, quali sono le dinamiche di quella questione, che può essere il cambiamento globale, può essere l'attivazione di una tassa, piuttosto che fenomeni che hanno dei dibattiti e delle controversialità. Un'idea questa del fatto di costruire spazi di visibilità e di comprensione, che anche, diciamo, per tornare alla nostra disciplina, diciamo, portata avanti da un designer che ha scritto un testo, che anche questo ve lo consiglio insieme agli altri consigliati prima, che si chiama Adversarial Design, e parla del ruolo politico del designer. E Carl Di Salvo, dentro questo libro, definisce una cosa che è molto simile all'idea di Latour dentro le controversie. Lui dice, tra le sue tattiche di design per la costruzione dei pubblici, questo è un tema un po' complesso che non ho tempo di argomentare, però dice, c'è una funzione di tracing, che significa rendere le condizioni di partenza, le conseguenze di una questione visibili, apparenti e conoscibili. No? Cioè, questa è una funzione che il design può fare e che mi aiuta a capire come sta funzionando una certa dinamica in un certo ambito. Il tracing, dice, è una questione, come dice anche un po' Latour, di rivelare, esporre la struttura, le argomentazioni e le assunzioni che stanno dietro il dibattito su una certa questione. Entrambi, Latour e Di Salvo, sono molto diretti nel dire questa è una roba da designer, e questo credo ci fa un po' piacere. Latour proprio ci chiama in causa in modo diretto, dice voglio una questione designer, dove sono i designer che ci possono aiutare a far emergere questa natura controversa, questa struttura di dialogo tra gli attori che costruiscono le questioni. E Di Salvo, ancora più preciso, dice è il communication designer, il design della comunicazione, che deve occuparsi di, diciamo, compreso l'information design e il graphic design, di questa attività di tracing che rende evidenti le strutture che sono dietro le questioni. Questa attività noi l'abbiamo fatta per tanti anni, la continuiamo a fare utilizzando il web, come, perché lo è in realtà, è diventato uno spazio in cui si manifesta questa volontà, questa disponibilità, come diceva Manzini, ad agire per la società, e spesso collassano tutte le conversazioni di chi si mette in azione per cambiare le cose, lo stato dell'arte. Usiamo strumenti come Google perché crediamo, come dice Rogers e come dicono altri, che siano diventati ormai dei proxy abbastanza importanti della società, e che possiamo leggerli veramente come strumenti di ricerca e non solo come strumenti di ricerca nel senso tecnico del termine. Quindi tendenzialmente quello che facciamo è prendere device che sono usati dalle persone, da quegli attori che vogliamo riconoscere, riconfigurarli, rimodellarli in modo che diventino degli strumenti di ricerca per noi e che ci facciano emergere queste dinamiche, queste informazioni, che poi trasferiamo in artefatti che chiamiamo mappe. Quindi sono mappe delle controversie che fanno emergere le relazioni tra gli attori, relazioni che non sono ovviamente geografiche, o meglio sono una geografia di link tra attori, chi sta con chi sta contro chi e in che modo sono legati e che tipo di potere esercitano l'uno sull'altro. La cosa interessante è che è veramente un po' come fare i cartografi, ma come succedeva un tempo, no? Quando agli albori, oggi c'è Google che ci fa vedere tutto, ma prima c'era un esploratore che partiva in un territorio che non conosceva, andava lì, esplorava, disegnava una prima mappa, tornava a casa, poi la mappa finiva nelle mani di un altro esploratore che ripartiva con una mappa un po' grezza, andava là, esplorava meglio, rifaceva una mappa meglio, tornava a casa e aveva... Cioè, via via c'era questo processo di raffinamento. Lavoriamo un po' allo stesso modo, perché indaghiamo di fatto un territorio che spesso è inesplorato,
produciamo delle prime mappe e poi piano piano affiniamo il nostro atlante in modo che diventi più rappresentativo. Ci sono tanti casi, adesso ve ne faccio vedere alcuni. No tempo, uno dei temi su cui abbiamo lavorato con un progetto europeo per tanti anni è il cambiamento climatico. È ovvio che sia una controversia. Avete chi vi dice una catastrofe imminente, avete chi vi dice ma insomma no, forse è tutta una balla, non è vero, nevica sempre, è il cambiamento climatico. No? Ma è vero, esistono i climate skeptics, come si chiamano, gli scettici del clima, ci sono quelli che dicono ma no, insomma è ciclico, è naturale, non c'è problema, e questo crea discussioni che tu puoi screpare e poi costruire, vedere la geometria delle relazioni tra gli attori e provare a capire qualcosa. Quello che abbiamo prodotto in questo caso è tutto raccolto in un sito, se volete andarlo a vedere, e contiene mappature di tipo molto diverso, da quelle basate su dati strutturati, per esempio vedere no, la geopolitica, come abbiamo chiamata, dei fondi che si distribuiscono i vari governi, i vari gruppi e le varie organizzazioni per l'adattamento climatico, che è uno dei due poli, c'è l'adattamento e c'è la mitigazione, però vedere chi sta con chi, quanto è grande, che relazione ha con gli altri, aiuta poi a quell'operazione che dicevo di posizionamento, dopo che hai capito i dati, capire dove stai o dove vuoi stare, in modo poi, terzo punto, da agire. E si possono fare sì operazioni con dati strutturati, ma anche con i dati non strutturati, per esempio andando a leggere dentro Google e, che ne so, Baidu in Cina, vedere quali sono i temi più rilevanti per i maggiori, diciamo, esponenti della comunicazione su questi temi nei vari paesi, e poi fare magari una visualizzazione in cui faccio vedere sui due assi Stati Uniti e Cina e vedo quali sono i topic più rilevanti. Quindi la Cina parla molto di più di Parigi, di Carbon e Development, poi vado a vedere per quale motivo parlano, insomma, quelli che parlano tanto di queste cose in Cina, di queste cose, gli Stati Uniti parlano principalmente di lui. E posso passare a altri tipi di sorgenti e vedere anche qua, magari su altre piattaforme come Weibo e Twitter, vedere quali sono anche qua i temi, e vedere che qui per esempio invece il tema di Trump riguarda entrambi, quindi poi cambio dispositivo, cambio piattaforma e le geometrie, i temi non sono gli stessi, quindi è anche per questo che noi li chiamiamo atlanti, perché le viste di cui hai bisogno sono N, più alto il numero delle viste più hai possibilità di approssimare la complessità del fenomeno che stai guardando. Questo è un principio guida per noi molto importante. Purtroppo poi spesso hai limiti di tempo e di risorse, quindi non puoi andare più avanti, ma veramente sarebbe un lavoro da fare all'infinito, un osservatorio permanente sulla questione complessa, e poi scopre cose interessanti, che è il motivo per cui Trump interessa a tutti, perché ha detto sostanzialmente che il concetto di climate change se lo sono inventati i cinesi, o di global warming, perché vogliono combattere gli Stati Uniti con questa, la manifattura statunitense. Ma si può per esempio fare la stessa operazione mappando la produzione scientifica, anche lì ci sono degli attori, ci sono delle dinamiche di potere, ci sono delle relazioni, c'è una mappa da costruire, un lavoro che ho fatto tanti anni fa sulla produzione scientifica che riguarda una sottocontroversia della controversia sul climate change, che è quella delle crociere in Antartico. Chi di voi c'è stato in Antartico? Nessuno? Costa un po', non è proprio affordable, cheap come esperienza, e c'è chi dice no, bisogna andarci perché è l'unica chance di rendersi conto di quello che perderemo, insomma è una questione di awareness, come si dice, e ovviamente dall'altra parte c'è chi dice vabbè, voi andate là con le navi e non fate altro che peggiorare la situazione. Questo lo si può immaginare, ma lo si può anche vedere, per esempio attraverso la letteratura scientifica, questa mappa che vedete, non vedete perché è gialla, ma comunque descrive diciamo, tutti i principali autori di paper scientifici sul tema della crociera in Antartico. Ci sono un sacco di discipline scientifiche che si occupano di questo tema. Da una parte abbiamo messo i promotori, cioè quelli che ne parlano a favore, dall'altra parte gli oppositori, quelli che non sono tanto d'accordo. E questa mappa comincia un po', se uno si vuole muovere su questa mappa, riconosce un po' delle cose, no? Per esempio che negli anni, se vedete, è cambiato, no? All'inizio, quelli che ne parlavano all'inizio sono giù e sono a sinistra, poi piano piano l'asse si è spostato verso dall'altra parte a destra, no? Quindi c'è un movimento abbastanza chiaro della controversia degli attori da una parte, e questo può spiegare, poi magari andando a vedere sopra, quali sono le discipline che hanno iniziato prima a parlarne, quelle che si sono inserite dopo e dove sono andate a finire, e vedere anche la dimensione delle bolle, no? Capire qual è l'attore principale, cioè quello che vedete in mezzo che è rosso, quindi appartiene a una disciplina, ma in realtà ha scritto paper con tante altre discipline. Anche qui, vedere questa rete aiuta a capire come sta evolvendo una tematica e che ruolo io posso avere dentro questa tematica. Cosa analoga l'abbiamo fatta, poi chiudo con questo secondo capitolo,
sul tema della contraccezione, della salute della riproduzione, come si dice anche qua, tema estremamente controverso, potete immaginarlo anche per motivi ideologici, no? C'è chi dice difende il diritto alla scelta, pro-choice si dice, quindi cioè, insomma, le persone devono poter scegliere cosa fare, quindi controllare la riproduzione con i mezzi disponibili, c'è chi dice ovviamente che non è una cosa controllabile, debba essere, quindi per esempio agisce contro chi, come la Fondazione Gates, che è la più grande organizzazione no profit del mondo, con un budget che fa paura anche ai ministeri delle nazioni, insomma, quando decidono di portare i contraccettivi in Africa, lo fanno, e lo fanno bene, no? Perché hanno i mezzi, però chiaramente questo scatena una serie di discussioni e dibattiti. Qualcuno, la Fondazione Gates ovviamente dice, ma insomma non c'è una controversia nella contraccezione, bisogna farlo e basta, ovviamente non tutti sono d'accordo. Noi siamo entrati in questa controversia da un punto di vista particolare, che è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è venuta da noi con una domanda abbastanza interessante in questa logica di mappatura. Noi dice, ma noi scriviamo delle policy, questo è il nostro ruolo, delle direttive che poi mandiamo ai governi, i governi dovrebbero farle applicare e le persone applicarle nella loro vita quotidiana. Sul tema, per esempio, del parto cesareo, loro dicono, ma il tasso fisiologico è intorno al 17%, qualsiasi scostamento grande, adesso non mi ricordo se il numero è preciso, però grosso modo, qualsiasi scostamento ampio da questo numero diventa non fisiologico, diventa indice di un problema. Peccato che abbiamo regioni o paesi in cui si arriva al 70%, sono delle cose che sono, per loro, ma come, perché noi diciamo quella cosa lì e nessuno o tanti poi non agiscono di conseguenza? Noi l'abbiamo chiesto ai dispositivi che usiamo, abbiamo costruito una mappa che raccoglie tutti i principali attori della discussione intorno a quel tema lì in una mappa che li mette in relazione. Queste sono le varie tematiche, lo vedete WHO dov'è? No, non lo potete vedere perché è questo qua. Cosa dice questa mappa? Dice una cosa estremamente chiara, il WHO è fuori dai dibattiti che riguardano queste tematiche qua. Cioè le persone che discutono di questa cosa qui, ma le persone, intendo organizzazioni no profit, aziende, cittadini, non dialogano con il WHO, dialogano con quei soggetti più grandi e più centrali che vedete in mezzo, soprattutto su certe tematiche. Alcune sono .org, organizzazioni no profit, altre sono .com. Ecco, sapere dove si sta, no? Attraverso i dati, dove sto nel discorso e anche nell'azione, poi, perché da qui all'azione non passa molto, rispetto a un certo tema è importante. Anche in Italia abbiamo fatto un esperimento analogo, qui vedete pro-life, pro-choice, era forse abbastanza ovvio immaginarlo, no? I siti, però vederlo poi confermato in qualche modo dai dati che noi stessi abbiamo costruito, e qui torna il discorso del grezzo, non grezzo, del costruito, no, però questo ci ha portato sicuramente a vedere questo che non si vede qui perché non è dinamica, c'è uno spostamento graduale da sinistra verso destra, ma i neutri che stanno in mezzo stanno muovendosi verso destra. Questo lo si vedrà analizzando le controversie poi nel tempo. Si può anche arrivare a usare le immagini come dato, ma qui mi fermo, il tema è un po' complesso, però insomma poi c'è anche il tema di come se ne parla di queste cose, no? Quindi vedere per esempio che il parto cesareo a sinistra in Francia è una questione molto verde e blu, non è una questione così, non è estetica, è perché le foto con cui le persone, ma anche le mamme, rappresentano quel momento lì è tendenzialmente una questione tecnica, una ripresa tecnica fatta in ospedale, no? In Italia viceversa è pieno di rosa, no? Le pance, le robe morbide, belle, c'è tutta un'altra percezione anche del momento del parto, e queste cose aiutano a costruire quelli che dicevo, degli atlanti, delle controversie che come delle mappe aiutano ad orientarsi. Chiudo questo secondo capitolo e poi passo all'ultimo ricordando una cosa anche qua forse ovvia per un designer, ma che non si può mai dimenticare, il fatto che le mappe sono sempre state degli strumenti molto efficaci dal punto di vista politico, no? Cioè, le mappe definiscono un territorio, non è solo la rappresentazione, questo chi studia cartografia lo sa, e quindi come dicono anche gli stessi sociologi con i quali lavoriamo, se tu vuoi essere efficace devi insomma non solo ricordarti ma anche consapevolmente cavalcare questa idea della mappa come strumento politico. Nel momento in cui lo disegni stai trasformando il territorio, nel momento in cui noi rendiamo visibile una cosa che non lo era, le persone, gli attori dall'altra parte non si comporteranno mai più come prima. Questo l'abbiamo visto proprio con le esperienze concrete. Far vedere a una persona dove sta e in che rapporto sta con gli altri cambia la natura del soggetto. Questa è incredibile, ma ci dà anche un'idea della responsabilità e del potere che potremmo avere nel cambiare le cose attraverso i dati e la visualizzazione. Passiamo all'ultimo capitolo, sarà un po' più breve degli altri.
È la questione poi del, appunto, capire, posizionarsi, prendere una posizione coscientemente, poi agire. Anche qua agire di nuovo attraverso i dati per la trasformazione sociale. È importante che questa engagement del pubblico sia attivo, no? Cioè che poi dall'altra parte, non so, sono un lettore, la leggibilità va bene, ma vorrei che le persone avessero anche un ruolo attivo. E qui ci vuole una grossa operazione, lo chiamiamo di empowerment, cioè di trasferimento non solo del dato attraverso la visualizzazione, ma anche di potere, di competenze, di tecniche, strumenti al numero più alto possibile di attori, a tutti quelli che hanno quella disponibilità ad operare e ad agire. Come lo si ottiene l'empowerment? Ci sono una serie di driver, secondo me, abbastanza evidenti, che stiamo noi cercando di mettere in pratica nel nostro piccolo, ma che poi trasferisco anche a voi come sfide. Sicuramente lo si può fare attraverso la formazione. Io ho un censimento delle tutte le persone che abbiamo formato a un rapporto col dato attraverso il design, che sono i nomi, siamo arrivati a 537. Ecco, la mia speranza è che siano loro che hanno capito un po' cosa possiamo fare, poi andando a lavorare nella società, a trasformare, diciamo, loro che sanno agire, perché li abbiamo insegnato, insegnare agli altri, poi trasferire le competenze e agire. Ecco, questo non si può fare se non si adotta un approccio estremamente aperto dal punto di vista disciplinare, cioè insegnare oggi a qualcuno ad agire attraverso i dati nella società non è una questione puramente di design. Quindi, per quello che possiamo, compatibilmente con le normative ministeriali, però cerchiamo di, soprattutto in questi momenti in cui formiamo su questi temi, di inserire il più numero più alto possibile di discipline, ovviamente, che abbiano un senso. Nel nostro laboratorio di sintesi finale, per esempio, la communication design, ovviamente, c'è uno statistico, c'è un semiotico, un tempo avevamo anche un sociologo, però non ce lo possiamo più permettere, e abbiamo ovviamente un ingegnere informatico. Cioè, queste competenze servono, come servono che questa interdisciplinarietà sia anche, come dire, corroborata poi da un approccio un po' più, come dire, olistico ai temi, che si coltivi un senso estetico, diciamo, un po' forte, che a volte manca, anche che le tematiche che si propongono siano, per così dire, socialmente rilevanti. Questa cosa è importante, cioè la sfida che tu proponi allo studente, che abbiamo visto, è fondamentale. E noi per questo ci occupiamo sempre di tematiche controverse e sempre di tematiche che hanno a che fare con la dimensione sociale. Nel frattempo si è bloccato il computer, vediamo se riesco a farlo ripartire. Altro modo, quindi la formazione, altro secondo modo di agire nell'empowerment è trasferire conoscenza. Anche qua il design, soprattutto il design della comunicazione, può fare tanto. Una delle ultime operazioni che vanno in questo filone, secondo me, importante che abbiamo fatto, è quella di costruire questa field guide, l'abbiamo chiamata, per i giornalisti che vogliono cimentarsi con i dati. I dati sono un'opportunità ovviamente anche per i giornalisti e i media sono un attore molto importante, soprattutto nelle controversie. Sanno come agire attraverso i dati, a volte è grazie alla conoscenza che si riesce a trasferire, per esempio in questa forma qui. Quindi costruire, impacchettare metodi, strumenti come quelli che noi usiamo anche nei nostri corsi e trasferirli a degli attori potenzialmente, diciamo, rilevanti, magari quando riconosciamo che non siamo noi direttamente a poter fare delle cose, trasferiamo della conoscenza in modo che altri siano in grado di agire. Questa cosa, devo dire, ha funzionato abbastanza bene e sta funzionando, nel senso che in generale molti attori stanno acquisendo le competenze necessarie ad agire attraverso i dati nella società. I giornalisti, i famosi data-driven journalists, sono una di queste figure. E l'ultima è ovviamente anche costruire gli strumenti, quindi poi avere anche gli strumenti open source, free, no, disponibili, in modo che le persone poi, se vogliono, possano scaricare quelle robe incomprensibili e magari però metterle dentro uno strumento che facilmente li aiuti a produrre qualcosa di leggibile. In questa direzione va per esempio lo strumento che abbiamo creato nel laboratorio Density Design e oggi sviluppiamo insieme a Calibro, che è un'agenzia spin-off nata un po' da Density Design, e stiamo portando avanti questa cosa in quell'idea di coscienza civica rispetto all'agire attraverso i dati, nel senso che è uno strumento per tutti, per il numero più alto possibile di persone che vogliano in modo semplice rapportarsi con il dato e provare a leggerlo da soli, a dispetto dei formati strani con cui vengono forniti nel mondo dell'open data. Ovviamente i primi che se ne sono impadroniti sono i giornalisti di cui prima, che hanno visto in questo una possibilità per essere loro stessi più leggibili e più accessibili da parte
del loro pubblico. E poi c'è ultima, forse, proprio il trasferire direttamente la competenza di design o lavorare insieme fisicamente con le persone. Questo abbiamo visto una cosa che funziona bene e ci permette di trasferire in modo più efficace degli strumenti, più efficace delle guide, più efficace della formazione istituzionale, competenze ad altri soggetti. E di esperienze di co-design ne abbiamo fatte veramente tante con gli attori più disparati. Qui vedete delle arzille signore che in Inghilterra si occupano di associazioni che diciamo, cercano di dare supporto alle persone anziane nel malate all'interno. Sono persone che non hanno ovviamente nulla a che fare con i dati, però farle ragionare a partire da grafi, no? Che magari sono visti da uno schermo e un computer ostici, ma ragionare insieme su chi sono loro, dove sono e qual è il tema dentro cui sono immerse, vi garantisco, come dicevo prima, che poi queste mappe hanno trasformato la loro idea stessa del fenomeno e del loro essere parte di questo fenomeno. E quello abbiamo fatto insieme, alcune di queste visualizzazioni, insomma, alcuni di questi hanno provato a fare i designer, a disegnarli insieme a noi, a fare delle ipotesi, insomma, molti di loro hanno acquisito alcuni nostri strumenti in una settimana e hanno insieme a noi prodotto delle mappe diverse, nuove, mettendo insieme la conoscenza. Queste tematiche un po' tutte sono riassunte in una iniziativa di cui facciamo parte da poco, in realtà è nata da poco, e che credo un po' sintetizzi tutta questa voglia di trasferire, di rendere disponibili diciamo, strumenti, metodi, conoscenze affinché si possa anche operare al terzo livello, agire con i dati direttamente nella società. Public Data Lab è un'iniziativa diciamo, non istituzionale, quindi fatta da soggetti e organizzazioni che hanno semplicemente la voglia di stare assieme per una missione che è, credo, quella un po' di sintesi di quello che ci siamo detti fin qui, cioè quella di facilitare un engagement, quindi non solo un approccio, una lettura dei dati, ma un coinvolgimento, un dibattito pubblico in quella che inevitabilmente, come dicevo all'inizio, descriviamo ormai come una società dei dati. Chiudo lanciando un tema che credo estremamente importante, è che mentre noi in questi tre modi e in altri, in tutti i modi, stiamo cercando noi di capire cosa possiamo fare con i dati per la società e per questo senso civico che stiamo tutti auspicando, dall'altra parte i dati, gli algoritmi stanno cercando di capire noi, i designer, e di imitare il nostro comportamento. È in atto un processo, ve lo dico, non so dove porterà, di automazione del design, o meglio, non solo i robot e gli algoritmi imiteranno e sostituiranno probabilmente, anzi quasi sicuramente in certi casi, dei processi meccanici, ripetitivi, rutinari, e per fortuna che li sostituiranno, si stanno anche occupando di come codificare le decisioni tipiche di processi creativi e progettuali come i nostri e l'intelligenza che c'è dietro. Quindi, come dicono molti articoli ormai, non è un problema che riguarda solo i colletti blu, ma insomma ci riguarda direttamente. Alcune agenzie di design stanno incorporando queste cose a un livello ancora un po' base, diciamo, di assistenza all'attività di design, per cui però già un pezzetto dell'attività di design, per esempio in IDEO, sta diventando algoritmo e sta diventando, diciamo, codificato qualcos'altro, e questa è una cosa che sta accadendo. E sta accadendo ovviamente anche nella visualizzazione dei dati. Quindi ci sono gli strumenti, ma banalmente anche Google Sheet, che te la fa lui la visualizzazione, quindi non sei tu che prendi il tuo dataset e decidi che vuoi fare una torta e fai una torta e la visualizzi. Tu dai il dato a Google Sheet e lui clicchi su un bottone e lui ti produce una visualizzazione. Ha deciso che è una barra, un diagramma barre. E questo è uno, sapete, dei 25-30 modi con cui quel dataset potrebbe visualizzare. Insomma, è una costruzione la visualizzazione, quindi decido io che diventa quella cosa lì. Altri strumenti più sofisticati, come questo dell'MIT, stanno implementando degli algoritmi, anche qua, di recommendation, cioè quindi diciamo, loro ti suggeriscono, ti dicono, guarda, secondo me è così. E non so chi di noi avrà la forza di contraddire l'algoritmo, no? Di dire, no, secondo me. Tendenzialmente ci fideremo, no? Un po' black box, ma ci sembrerà convincente e forse lo accetteremo. Il problema qual è, ovvio, no? È che in questo processo di costruzione, la costruzione non la stiamo facendo più noi. Quindi il significato che quei dati hanno e che gli altri leggeranno, spero, questo è l'auspicio alla fine, che non sarà
nelle mani di qualcun altro, ma saremo ancora noi a governarlo. Quindi speriamo che, insomma, non dovremo abdicare a questa funzione di scelta in questo processo di costruzione, che alla fine possa essere positiva la risposta a questa domanda. Cioè, anche in questi meccanismi dobbiamo mantenere un approccio etico che deve, e ovviamente anzi di più, esistere nel momento in cui entriamo in campi così sofisticati come quello del machine learning. Chiudo riassumendo due cose base. Appunto, la consapevolezza, il senso civico, la coscienza civica hanno sicuramente bisogno, dicevo, della volontà, della voglia, della disponibilità, ma senza una possibilità concreta di agire, di capire, secondo me rimane poco efficace. Quindi questi sono i tre livelli in cui noi possiamo agire. Fatelo, questo è il mio augurio. Bene, mi sembra che abbiamo visto stasera un discorso molto coerente che ha collegato i nostri due ospiti e, come dire, abbiamo intanto iniziato a capire che la trasparenza è importante, ma che senza la leggibilità non è sufficiente per poter accedere e comprendere quelle che sono le informazioni che derivano dai dati. E anche che questi dati possono essere sì visualizzati, ma la complessità della società dei dati in cui ci troviamo ormai ci porta anche a doversi porre delle domande che riguardano le modalità con cui questi dati possono essere visualizzati o utilizzati attraverso algoritmi e come è possibile vedere come vengono creati questi algoritmi, cosa c'è al di là della black box, appunto. Tanto da potersi domandare forse se in un ideale processo di ricostituzione dell'educazione civica anche la presa di coscienza dell'esistenza di sistemi più o meno automatici, di algoritmi che utilizzano i nostri dati, possa essere un elemento, come dire, importante anche di presa di coscienza del nostro essere all'interno della società. Come sapete, questo è il momento delle domande e risposte, quindi chi si fa avanti per primo con una domanda? Dunque, abbiamo parlato di punti in cui intervenire. Dunque, quindi si parla di accessibilità non solo dei dati, ma dell'informazione. Ma mi è venuto un dubbio, cioè nel senso più che legittimo. Spesso la discomunicazione è per colpa delle persone meno acculturate. Quindi, e comunque sia tutta la parte di data visualization fa appello a persone che hanno un certo grado di cultura e di lettura. Come si può intervenire, ad esempio, per allenare questo processo in divenire di discomunicazione intervenendo attivamente e partecipativamente? Quando parli di discomunicazione intendi disdisegno? No, intendo più che altro il processo di usare dati illegittimi per un opinionismo fuorviante. Allora, è vero sicuramente che al momento la visualizzazione dei dati è già meglio, adesso per essere anche un po' brutali, no, sicuramente è un linguaggio. È certamente un linguaggio più accessibile
di altri linguaggi, questo è indubbio. Quindi già aver fatto un passo per cui banalmente invece di usare l'XML, no, il dato te lo trasferisco con tutte le precauzioni del caso, no, perché lo sto comunque trasformando in qualcos'altro, con un'altra forma, secondo me va già un po' in quella direzione, lo rende comunque, non finisce qua, chiaramente, non finisce qua, ci sono due punti, cioè due processi che bisogna comunque tenere in considerazione. Intanto che la visualizzazione è uno dei modi, e ce ne sono altri come quelli che facevo vedere, che sono sicuramente un po' più efficaci nel momento in cui la persona ha meno mezzi da un punto di vista anche banalmente culturali, perché comunque la visualizzazione dei dati ha degli assunti tecnici, scientifici, che sono non proprio solo alla portata di tutti, no? Però per esempio costruire delle installazioni, dei momenti pubblici nello spazio, fisici, di trasferimento del dato, come quello dei domestic data streamers che dicevamo prima, è ancora meglio, no? Perché il dato te lo trasformo non nell'astrazione del grafico analitico, ma te lo trasformo in una montagna per dire che qua c'è tanta di quel fenomeno e qua ce n'è poco, no? Quindi faccio, e quello è ancora meglio, va ancora più in quella direzione. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello che però dicevo dell'empowerment, quindi nel frattempo io credo che sia indubbio il fatto, non so se è questo che dicevi prima, che debba far parte in qualche modo dell'educazione civica, non so come dire, a parte che l'hanno tolta, non so se esiste più, ma a parte questo, però se c'è un'educazione civica oggi, anche lì secondo me, come dicevo all'inizio, non può prescindere dai dati, perché purtroppo per fortuna è vero che viviamo in una società in cui i dati hanno un ruolo fondamentale. Quindi se è vero, quel pezzo di formazione lì da qualche parte deve esserci. Adesso, senza estremizzare, qualcuno teorizza da anni che bisogna insegnare la statistica alle elementari. Non lo so, però di sicuro, e se è così importante, tanto che appunto gli investimenti nella comprensione di questo rapporto tra data e società è enorme, se questo è vero, bisogna anche preoccuparsi di formare le persone a quella cosa lì. Quindi usare linguaggi e modalità migliori da questo punto di vista di rappresentazione del dato, di traduzione, però contemporaneamente fare quell'empowerment che serve, perché sennò io non sarò mai in grado di agire. Ma questo poi lo vedremo anche domani per chi ci sarà con il workshop. Cioè in realtà noi abbiamo un sacco di organizzazioni no profit, sono forse tra i clienti più diciamo attivi, no? Te lo chiedo, perché siccome lo sanno che il dato è importante, sono tra i primi volontariamente a andare ai cittadini attivisti che operano attraverso le organizzazioni no profit, ad attivarsi, andare a cercare i dati, a chiederli ai governi, a volerli, e poi hanno bisogno di strumenti, te li chiedono, li sviluppano, cioè, si sa che è una cosa importante, quindi il governo dovrebbe decidere che quello non fa solo il cittadino attivista, ma diventa parte di una formazione che fanno tutti, perché in effetti ha un ruolo importante. Oggi non si combatte, non si fa advocacy, non si combatte una causa civile senza avere una coscienza, una consapevolezza dei dati, è così. Perché altrimenti non sono sullo stesso piano degli altri dall'altra parte, degli altri attori, ma questo è, siccome ormai tutto è evidence-based, non so, la comunità europea spende milioni di euro su delle track dedicate all'evidence-based policy making, però se le evidence poi le conoscono solo alcuni attori e non altri, questo riduce lo spazio dell'azione. Quindi, lavorando su questi due fronti, secondo me in realtà delle cose si possono fare, quindi sono... anch'io da designer, come diceva ieri, l'altro giorno, ottimista, quindi ci sono degli spazi di azione, bisogna agire su queste due leve qua, usare linguaggi e modi più efficaci, cioè più aperti, e fare anche empowerment dall'altra parte. Hai una battuta? No, domanda interessante, e mi permette anche di chiosare quanto molto interessante ha raccontato Ciuccarelli. Davvero, io dovrei iniziare a frequentare più spesso i designer, perché tutte le volte che capita sono... Ha degli effetti collaterali? No, questo però fermiamoci ora a quelli, agli effetti immediati che sono positivi, poi i collaterali mi immagino, ecco, anzi, ma non ne vogliamo parlare. Scherzi a parte, no, ma sono serio in realtà. Quello che tu dicevi riguardo al fatto che è sacrosanto, che i dati non sono neutrali, quindi bisogna pensare dove vengono, il contesto. Poi venendo in taxi da Rimini parlavamo alla fine delle stesse cose, c'è un vecchio adagio da parte di Koopmans, che fu credo il primo vincitore di premio Nobel in economia, un tra i primissimi econometrici, che non ci può essere misurazione senza teoria. Quindi l'idea stessa di tirar fuori dai dati delle raffigurazioni senza in qualche modo una contestualizzazione è un'operazione insomma forse criticabile, o comunque sulla quale ci sarebbe da fare un ragionamento. Ma io vorrei aggiungere un'osservazione che tra l'altro a mio avviso è del tutto pertinente all'interno del ragionamento che in pochi minuti insomma tentavo di fare sulle narrative della corruzione.
Pensando ai dati, in realtà dobbiamo pensare anche ai non dati. Mi viene da ridere perché disdisegnare, adesso siamo al non dato, quindi è tutto un intervento negativo il mio. Ovvero sia, interroghiamoci sui dati che non ci sono. Il dato è sempre il risultato di una domanda sociale che ha ricevuto una risposta positiva. Se pensiamo ai dati ampiamente commentati dai telegiornali, il prodotto nazionale lordo. Il prodotto nazionale lordo ha iniziato ad esistere da un certo momento in poi, all'incirca come concetto dagli anni 30, poi dopo nelle contabilità nazionali si sono sviluppate negli anni 50. Perché? Perché dietro c'era un apparato teorico, c'era Franklin Delano Roosevelt, c'erano le politiche keynesiane, c'era l'esigenza di avere delle informazioni che prima non esistevano. Il prodotto nazionale lordo nel 1910 non avrebbero saputo capire di cosa stessimo parlando. Lo stesso lo vediamo nella corruzione. Certe misure le abbiamo, altre no. Ecco allora che da un lato, però attenzione che c'è il secondo lato della questione, da un lato la domanda sociale determina i dati che abbiamo e quelli che non abbiamo, e dall'altro c'è una retroazione, perché i dati che ci sono e che non ci sono ci informano la narrativa sul fenomeno. Quindi può sembrare una nota pessimistica la mia, perché nel senso che sto aggiungendo quello che a mio avviso è un altro elemento di complessità, spesso non osservato ma importante, però in positivo sono molto d'accordo sul fatto che dovrebbe esserci una formazione. In Italia ritengo, non per piangersi sempre addosso, ma che ci sia forse un problema di quello che viene chiamata innumeracy, cioè di incapacità abbastanza diffusa a trattare informazione quantitativa, che si ravvede per esempio anche nella qualità di molto giornalismo che quando mette mano. Io sono favorevolmente colpito ai buoni esempi che tu citavi, perché evidentemente c'è un mondo che sta crescendo, mi piacerebbe capirlo meglio, tra l'altro, ma questo quando dopo ci faremo, spero, un aperitivo, quel che è. Comunque, io ho una galleria degli orrori che talvolta propongo ai miei studenti circa esempi di chiarissime, lampante mediocrità, di proprio incomprensione degli strumenti della statistica di base. Allora, su questo davvero, prima che l'università, la scuola, anche se qualche passo in avanti si è fatto, dovrebbe, proprio per far, prima ancora che per insegnare, per far passare il messaggio che se non ci sono le capacità di analizzare informazioni quantitative, insieme a quelle non quantitative, se è chiaro, è difficile far bene il proprio lavoro di cittadini, punto. Arriva il microfono. Grazie. Io faccio una domanda da incursore, perché mi autodenuncio, sono una costituzionalista, non c'entro nulla con nessuno, e quindi la mia è una curiosità, cioè tutti questi ragionamenti, che sono utilissimi e per i quali vi ringrazio, sono sempre rivolti verso l'utilizzatore, cioè l'utente di vari livelli, eccetera. E la mia domanda, che è proprio una domanda di esperienza vostra, nel livello della comunicazione verso le istituzioni, che secondo me, per formazione, dovrebbero essere quelle che in qualche modo dovrebbero promuovere, nella migliore delle ipotesi a livello, diciamo, del governo, ma anche a livelli regionali, istituzionali in senso stretto, questo genere di consapevolezza, uno, c'è, ed è una domanda, la mia sensazione è no, però, e due, volendo sollecitare una sensibilizzazione, mi verrebbe da dire, verso l'alto, ma giusto per capire la dinamica, ci sono esperienze, avete istituzioni che si rivolgono a voi, chiedo ai designer, per questo tipo di, italiane possibilmente istituzioni, questo tipo di problema, cioè di comunicazione, l'altra era sui dati, perché ho la sensazione che in tanti casi ci sia un motivo per cui questo non avviene. Faccio un esempio e penso al caso clamoroso e anche piuttosto scandaloso, per usare un termine elegante, dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei creditori privati. Ogni tanto saltano fuori numeri, 2013 stimati 90 miliardi di euro, società che falliscono quotidianamente con centinaia di milioni di migliaia di euro di crediti nei confronti di enti pubblici. Io studio questa cosa da un po' perché la trovo invereconda e scopro che non si sa quali, cioè mancano i dati. Il che mi fa sospettare che a questo punto ci sia una connessione. Adesso non è che voglio dire che a pensare male ci si prende, però mi viene il sospetto che da un lato l'assenza di dati, che è connaturata alla pubblica amministrazione italiana, dall'altra la mancata volontà di farli conoscere, siano funzionali a qualcosa,
Ci sarebbe tutto un ragionamento da fare, ma torno alla domanda precedente. È una mia sensazione sbagliata e in negativo o corrisponde in qualche modo anche alla, diciamo, vostra esperienza? Allora, io qui devo farmi innanzitutto un'autodisciplina perché mi verrebbe da risponderle occupando un'oretta buona. In parte perché su questi temi ho lavorato, anche faccio parte di una commissione che ha l'acronimo più lungo d'Italia, che si chiama COGIS, che parte del SISTAN, quindi è la Commissione per la Qualità della Garanzia dell'Informazione Statistica. Quindi proprio l'anno scorso abbiamo fatto all'interno di questa commissione, che è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una serie di audizioni e ci siamo trovati ad affrontare in parte questi risultati. Allora, in estrema sintesi, parlo evidentemente a titolo personale, non come membro della commissione. In Italia ritengo che sia un enorme problema di disponibilità di dati che appartengono alla pubblica amministrazione per una serie lunga di motivi. Uno di questi, a mio avviso, è una disciplina della privacy che, o per quel che è, e qui forse lei in quanto giurista ha un'idea sicuramente migliore della mia, o per interpretazione che ne dà il garante, a mio avviso sistematicamente privilegia presunti diritti alla privacy penalizzando e umiliando un interesse pubblico che a mio avviso dovrebbe essere considerato prevalente e in questo modo alleandosi con i settori più retrivi dell'amministrazione pubblica italiana. Poi abbiamo, ed è collegato, un problema generale di disponibilità di quelli che vengono chiamati microdati. A questa famiglia forse appartiene anche l'esempio che lei ha sollevato, che io non conosco e quindi non mi permetto di rispondere sul merito, ma le faccio un esempio che è nuovamente pertinente rispetto alla sua professione. Poi però dirò anche qualcosa di apparentemente critico, ma solo apparentemente, nei confronti dei giuristi, ma attenda. Ed è per esempio le statistiche giudiziarie, altro tema rilevante. In Italia noi non abbiamo una conoscenza certa riguardo alla durata dei procedimenti. Le statistiche pubblicate dall'Istat utilizzano un metodo presuntivo, perché le due banche dati che riguardano l'inizio dei procedimenti e la fine non sono tra loro collegate. Perché non sono collegate? Dovremmo aprire un dibattito che non abbiamo nessuna voglia. C'è un altro problema che si collega a un aspetto culturale in qualche modo legato alla capacità. La mia percezione, davvero non ho nessuna intenzione di criticare i giuristi, sia chiaro, ecco, non mi fraintenda per cortesia, però la cultura prevalente all'interno delle amministrazioni pubbliche italiane è la cultura dei giuristi. Come si suol dire, se comandassi io, una delle prime cose che farei, e non me ne vogliono i giuristi presenti, ma iniziare ad assumere degli statistici, delle persone che abbiano competenza. Perché in tante occasioni mi sono trovato a parlare anche con altri dirigenti dello Stato, a fare domande e vedermi davanti delle facce di chi semplicemente non capiva le mie domande, non ritengo perché non fossi chiaro, ma perché, e neppure per malafede, ma per problemi culturali, perché ognuno ha il suo mestiere. O che iniziamo, come negli Stati Uniti, ad insegnare metodi quantitativi ai giuristi, ad esempio Law in Economics, tutti i programmi, e non so, forse qualcosina si sta facendo in Italia, ma non credo molto, o che dobbiamo metterci nell'ordine di idee che le amministrazioni pubbliche non hanno soltanto bisogno di giuristi, ma hanno una enorme necessità di avere competenze, di persone che sappiano trattare l'informazione. La mia esperienza è, diciamo, letta sul medio periodo, direi positiva, no? Nel senso che io vedo che delle cose stanno accadendo, ovviamente parlo per esempio di Milano, da dove vengo, delle cose sono accadute, poi i tempi sono lenti, però credo che una trasformazione sia in atto. Io, diciamo, ho vissuto al momento due amministrazioni in modo, diciamo, attivo, nel senso anche con delle relazioni, quindi la prima esperienza che ho avuto, adesso la faccio un po' breve, però sono capitato nella prima, diciamo, l'occasione in cui il Comune di Milano ha aperto per la prima volta il suo portale di Open Data, un'iniziativa positiva che sta in quest'ottica di... Lì è successa una cosa interessante, secondo me, che poi, insomma, può essere interpretata e anche essere trasformata in qualche azione. Questo successe tipo, non so, il giorno prima che dell'inizio del nostro corso, dove insegniamo agli studenti a fare, ai 537 di prima, a fare queste cose qua.
Era, mi sembra, me lo ricordo, il 4 ottobre, perché era il mio compleanno, e aprì il portale Open Data di Milano. Il giorno della lezione, era forse due o tre giorni dopo, io entrai in aula e dissi a studenti di design che non avevano nessuna competenza ancora di visualizzazione dei dati, ma ce l'avevano i design della comunicazione, dico: questo è l'esercizio, come si dice, rompighiaccio. Allora voi andate sul portale che è aperto l'altro giorno, prendete un set di dati, di quelli che hanno messo a disposizione, e lo visualizzate. Insomma, morale, dopo un po' di giorni abbiamo fatto... prodotto, mi pare abbiamo una settimana di tempo, hanno prodotto ognuno, una cinquantina di studenti, una visualizzazione di quei dati. Qualcuna migliore, qualcuna peggiore, l'ho messa tutti in un pacchetto e l'ho spedita al responsabile dell'ufficio Open Data. Questo il giorno dopo mi ha chiamato dicendo: non sapevo che si potessero fare queste cose qua. Quindi parlo di... Non, insomma, però la cosa è che dopo, la settimana dopo, erano in aula da noi, cioè nel senso... sono venuti lì, alla fine del corso alcuni, un paio di nostri designer sono andati a fare il tirocinio da loro, non sapevano esistesse questa possibilità, hanno fatto la convenzione, hanno attivato un tirocinio e sono dei designer andati da loro a fare quelle cose lì. Oggi, questo è successo con l'amministrazione precedente, quella di oggi ha un assessore che si occupa di partecipazione open data, cioè si chiama così l'assessorato, partecipazione e open data. Anche questo mi sembra, poi in realtà primi contatti, sembrava una situazione idilliaca, lo è un po' meno, ma comunque c'è questa volontà e c'è anche, per esempio, dietro uno staff che si occupa dei dati che viene da quel mondo lì, banalmente da aziende come Microsoft e altri. Le cose stanno cambiando e credo in bene. È un po' più lento di quello che forse ci auspicheremmo, e quello che io dico un po' quello che diceva, cioè è ovvio che servono gli statistici per fare queste cose qua, è ovvio che servono i designer, se poi tu questi dati e queste informazioni li vuoi rendere usabili anche da persone che non hanno competenze di analisi o tecniche. Quindi io direi sta accadendo, ma anche a livello di pubblica amministrazione più alto, a livello di governo, non so se avete visto la campagna lanciata adesso di chi si occupa oggi della digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche lì venuto da un'azienda a occuparsi di quel tema lì, sta trasformando in modo radicale, tutta la parte digitale, includendo da subito il design. Cioè c'è una task force di design, un portale che si chiama Design, non mi ricordo come, esatto, lo sa. Questo mi sembra un segnale estremamente interessante, no? Quindi si è semplicemente riconosciuto che per fare certe cose servono certe competenze. Quindi ci è voluto un po' di tempo, io non so, a Milano forse sono voluti, adesso ancora il design, però secondo me stiamo ragionando di nuovo di fare delle cose assieme, però la direzione mi sembra quella giusta, è un po', semplicemente direi, un po' più lento di quello che ci piacerebbe, soprattutto a noi qua, però direi che sta un po' succedendo. A Milano, la stazione centrale è un'altra storia. Io mi volevo ricollegare alla tematica design e pubblica amministrazione, chiedendo quanto secondo voi la corruzione e quindi anche la sfiducia e la non comprensione e quindi anche un comportamento passivo possono essere correlati alla malprogettazione dei servizi pubblici. Quindi ad una progettazione, non democratica del servizio pubblico. Domanda complicata. Io per il momento passo. Ho qualcosa da dire, ma vorrei appoggiarmi. Direi che la risposta in realtà è estremamente sintetica. Direi ovviamente sì. Quello costruisce, quelli sono i touch point dell'esperienza che abbiamo con l'amministrazione, con il governo, non so come dire. È ovvio che come sono progettati influisce sull'atteggiamento che abbiamo e ma come qualsiasi altro mediatore di una relazione. Sì, certo. Purtroppo nella maggior parte dei casi adesso si sta provando a migliorarlo, ma in effetti sono progettati male. E quindi questo genera frustrazione, genera disaffezione, genera sfiducia e tutto il resto. Che è un tema ovviamente non solo di leggibilità, ma anche di usabilità, di poterle usare le cose bene. Anche qui, un po' i servizi sono, credo certamente migliorati, adesso credo
se li usate, i servizi digitali in generale del paese sono, credo, migliorati molto, insomma, sono diventati abbastanza efficaci, almeno alcuni, insomma, anche lì. Adesso uso poco quelli di livello nazionale, però anche qua quelli di livello locale ha fatto dei passaggi abbastanza importanti. Sicuramente contribuisce molto. E lì c'è anche una dimensione anche banalmente estetica di no, ma come quando entro dentro un ufficio pubblico, quello, cioè, l'idea che mi dà o il modo in cui interagisco può essere devastante, oppure in termini di fiducia, rappresentazione di... Assolutamente sì. E lì certamente c'è poco design, ce ne potrebbe essere di più. Però anche lì, insomma, in altri paesi hanno già fatto dei salti enormi, da noi, insomma, piano piano si sta in... Però sì, è fondamentale. Ti ha convinto? Ma mi accorgo, però vorrei rilanciare, tanto siamo qui per questo, come si suol dire, no? Allora, ascoltando alcune... Tra le tante cose interessanti che ha raccontato Paolo, la questione delle scatole nere, poi insomma c'è un dibattito, ecco, nel caso specifico sull'opacità degli algoritmi, per esempio di intelligenza artificiale, diciamo, oppure quelli che mettono in evidenza, il tuo esempio era quello di Facebook, no, che hanno poi un impatto enorme, perché è un media che, vabbè, insomma, il discorso è già stato fatto. Ecco, non provocatoriamente, ma qualcosa che potrebbe essere interessante sarebbe scrivere, e non mi risulta che nessuno l'abbia fatto, la storia delle scatole nere, perché non sono queste le prime scatole nere con le quali noi come società e sistemi sociotecnici complessi abbiamo a che fare. Questa è l'ultima versione, l'ultima generazione, ma prima di questa abbiamo avuto, per esempio, tutta una serie di modellistica utilizzata dalla Commissione Europea, utilizzata dagli Stati per fare le loro politiche, sostanzialmente con dentro, più o meno esplicito, l'avvertimento: fidatevi, noi siamo i tecnici, noi siamo in grado. A partire, la mia personale storia la potrei circa scrivere o comunque tratteggiare a partire nuovamente dagli anni 30, che era quando si sono messe le basi per la modellistica macroeconometrica, che per tutta l'epoca keynesiana e neo-keynesiana, fino agli anni 70, hanno informato le politiche economiche, quindi tassi di espansione della moneta, quindi politica fiscale. Quelle erano enormi scatole nere, che poi si sono ancora complicate paradossalmente dopo, in parte sicuramente con la disponibilità di strumenti di calcolo. Allora, c'è qui dietro un problema di fiducia enorme, c'è un problema enorme, che poi è collegato in parte con, quando noi parliamo del deficit, qualunque sia l'opinione dei presenti, decisamente non voglio entrare in merito, però l'orientamento che a molti appare tecnocratico della io ho lavorato per 2 anni per la Commissione Europea, quindi non sono un pentito, insomma, un'opinione, però l'orientamento che appare come tecnocratico, allora almeno una fettina di questa percezione, che poi si trasforma in mancanza di fiducia, è nell'utilizzo di strumenti in scatole nere che non sono mai aperte, vuoi per difficoltà intrinseca, ma nuovamente interroghiamoci sui perché, non necessariamente per avere delle teorie del complotto, non è mia intenzione, però nuovamente questo fronte, il fronte della trasparenza di queste scatole nere vecchie che comunque sono ancora presenti, perché non è che siccome ora si parla molto di intelligenza artificiale sia tutto di intelligenza artificiale, è ancora emergente, eccetera. Ci sono tutta una quantità di scatole nere disposte là in giro dentro le quali noi cittadini facciamo fatica a vedere, anche quelli che hanno le competenze tecnologiche per una serie lunga di motivi che non stiamo qui a discutere. Ecco, questa è un'altra domanda che come società, no, renderle per quanto possibile leggibili, no? È importante. Il secondo fatto che raccontavo secondo me da questo punto di vista è, cioè, avere qualcuno dell'Eurostat che ti dice ma no, tu per fidarti, no? Cioè, trust, lui parlava di trust, di fiducia, e ti diceva non è necessario che tu veda e capisca per fidarti. A me questa roba ha fatto veramente impressione, no? Io l'ho letto ovviamente con il mio bias. È verissimo, però è anche vero che... Allora, prendiamo l'Eurostat e prendiamo gli istituti di statistica. Io potrei dire qualche cosa di più preciso per l'Istat, appunto avendoci a che fare, e non sono in conflitto di interessi in nessun modo, tanto per essere chiari. Però c'è un momento, tutte le procedure sono documentate, ci sono lavori metodologici che spiegano come fanno le loro indagini, però c'è un momento in cui o che la fiducia c'è o non c'è. Perché se io non mi fido, per esempio, del fatto che l'Istat sia una quelle che vengono chiamate burocrazie tecniche, cioè di persone che hanno una consapevolezza della loro professionalità e un orgoglio professionale, e che quindi se qualcuno prendesse in mano il telefono dal governo, da chi vi pare, per dirgli cambiami sti dati, loro gli fanno una bella pernacchia, per essere chiari, da lì non se ne esce.
Quindi questo aspetto di fiducia io ritengo, non voglio difendere, adesso poi nel merito non so esattamente di cosa stesse parlando, per cui sicuramente anch'io vorrei vederci dentro. Che si collega poi, ad esempio, nuovamente davvero divagando, ma la fiducia nell'evidenza scientifica su certi temi importanti che vanno dal riscaldamento globale ai vaccini, per intenderci. Allora, se io ho l'idea che i ricercatori universitari siano dei corrotti, possono essere corrotti dalle farmaceutiche o da chi vi pare, non mi interessa, non se ne esce. E di nuovo questo in positivo impone un dovere importantissimo verso chi, ad esempio noi che lavoriamo all'università, di far sì che la società si possa fidare di noi che produciamo ricerca indipendente, e di chi lavora all'Istat, di far sì che la società si possa fidare nel fatto che loro sono dei burocrati in senso weberiano, con una dignità professionale, con un'alta consapevolezza della loro professionalità, e la sera vogliono uscire con l'orgoglio di aver fatto un buon lavoro. Se no è molto complicato. Lucio, hai risposto in parte alla domanda che avrei voluto fare, ma tu hai parlato, penso che tutto quello che tu hai detto stia all'interno però di un uomo diverso da quello che attualmente mi sembra circoli, cioè un uomo che usa altre parole, per esempio usa la parola fedeltà, perché la fiducia si dà a chi è fedele a qualcosa, è fedele al suo lavoro, è fedele per esempio il medico alla promessa che fa, al giuramento che fa nei confronti. Quindi ci vogliono alle spalle di tutto questo discorso persone che abbiano un'etica e quest'etica sia condivisa, e una morale, devo dire, e questa etica e questa morale siano condivise da una collettività. Non mi pare questo tipo, il mondo in cui viviamo mi sembra così invece sciolto rispetto a questi temi e così distante da questi temi che trovo difficilissimo il lavoro che tu auspichi sia fatto, cioè il lavoro di una persona che ti dice: tu puoi fidarti di me perché io svolgo il mio lavoro in modo corretto e ti dimostro che faccio il mio lavoro in modo corretto. Mi sembra una società che non ti dà l'opportunità di fare questa cosa. E ti chiedo allora come si può risolvere, che cosa fare, e te lo chiedo da persona che cerca di sviluppare l'educazione civica, cerca di portare l'educazione civica nelle scuole, ma queste parole come per esempio fiducia e fedeltà, come si possono declinare? Come si possono... Sono le domande da mille milioni, io mi limito a pochissimo, sono d'accordo con te e poi forse si rischia di andare fuori tema, quindi rapidamente. Senza un'etica diffusa non c'è design istituzionale che tenga. Molto interessanti le considerazioni lucidissime dei padri fondatori della Costituzione americana, penso a Hamilton, adesso poi qui insomma c'è chi sarebbe molto più adatto, quindi anzi qualcuno mi corregga se necessario, però sostanzialmente all'interno di quel quadro ammirevoli di costruzione che poi derivava dal pensiero del periodo, divisione dei poteri, che l'ambizione di uno si contrapponga all'ambizione dell'altro, all'incirca, sto traducendo all'impronta Hamilton, però Hamilton quando uscì di lì lasciò scritto, a mi pare Hamilton anche da qualche parte: guardate, noi qui possiamo fare quello che vogliamo, ma se non c'è un livello di etica diffuso possiamo fare l'institution building, no? che si vuole, ma non funziona. In parte noi questo, nuovamente cerco di stare ancorato almeno al tema della corruzione, anche se non declinato dal punto di vista dei dati, insomma, tutta la costruzione che è stata messa in Italia, in piedi con l'ANAC, i piani anticorruzione delle amministrazioni pubbliche, preciso che non voglio essere troppo critico, nel senso che secondo me è classico, in sintesi, bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ci sono tante cose buone che sono state fatte lì, per cui ci vuole anche equilibrio. Però un aspetto critico sicuramente che emerge
è la cosiddetta cultura dell'adempimento, per cui ogni un'amministrazione italiana ha dovuto fare il piano anticorruzione, molto spesso facendo un copia e incolla preso in rete da altri, senza crederci, senza semplicemente perché dovesse essere fatta. A questo punto scrollatina e siamo di mani e siamo tutti quanti contenti perché abbiamo fatto il nostro dovere. Quindi a maggior ragione questi piani possono persino essere controproducenti, perché danno l'idea che abbiamo le carte in regola. Nuovamente da lì non se ne esce, però io la ricetta su cosa fare su quello fatico ad averla, ecco, lo confesso. L'unica cosa che anche qua per me è un po' grande come tema, credo che però una dimensione comunicativa di relazione esista nel rapporto di fiducia, nel rapporto di... E lì, da designer della comunicazione, la forma che questa relazione ha è importante. Quindi quello che noi possiamo fare è contribuire a renderla un po' migliore, no? Che è comunque uno scambio comunicativo. Cioè, in ogni caso, se è una relazione tra due entità, mira ad essere una relazione di fiducia, di fedeltà, ha bisogno che ci siano degli scambi comunicativi che funzionino. Noi possiamo far quello, quindi possiamo mettere a disposizione le nostre competenze affinché sia più trasparente, più piacevole, più usabile, tutte quelle classiche leve su cui possiamo agire che contribuiscono, perché come si diceva prima, la domanda precedente, credo che è vero, se il servizio, l'interfaccia che c'è tra me e te governo è più bella, più efficace, più usabile, più divertente, questo mi rende più fedele, mi può rendere più, avere più fiducia, cioè so che stai facendo per me delle cose fatte bene in un certo modo, e questo aiuta, non da solo non risolve, però sicuramente se lavorassimo sulle interfacce meglio, l'interfaccia in senso ampio, credo che le relazioni sarebbero migliori, anche in ottica di fedeltà e di fiducia. Realmente sono commosso di avere di fronte un collega che ha tante qualità, il professor Lucio Picci, ma ha un difetto gravissimo. È nato Forlì, dove sono nato anch'io, quindi la vita è dura. Se il nostro scopo, amici, qui siamo ormai verso la fine di questa esperienza, di questa settimana, è formare dei formatori, cioè persone che siano in grado di far rinascere, rafforzare la coscienza civica nel nostro paese, dobbiamo ragionare, credo, e spero che soprattutto gli studenti abbiano trovato stimolanti questi giorni, lo spero proprio, dobbiamo ragionare sui modi più efficaci per realizzare il nostro scopo. E qui devo dire che ormai verso la fine della settimana, dopo aver ascoltato la lezione, l'intervento di Paolo Ciuccarelli, sono convinto, vado fuori stasera confortato. Perché? Per questa ragione, Paolo. Perché fino a ieri ero convinto, parlo con molta candore, ero convinto che l'apporto dei soci, degli amici disegnatori, come io vi chiamo in maniera bonaria e affettuosa, i nostri amici disegnatori, consistesse nel dare... trasformare in immagini, in prodotti che si vedono, concetti, e quindi fornire l'educazione civica del mezzo più potente in assoluto che ci sia, cioè colpire gli occhi. Attraverso gli occhi, lo dicevo nel mio intervento il primo giorno, si arriva subito alla mente, si toccano le passioni. Come dicevi tu, si riesce addirittura a make feel the phenomenon, fantastico. Io pensavo che fosse questo lo scopo, la possibilità della nostra alleanza strategica, Gianni. Oggi invece, Paolo, tu ci hai rivelato qualcosa di diverso, cioè di riuscire a rendere efficace addirittura ciò che per sua natura è, credo, per me l'entità più ostica, cattiva, malvagia, fredda, inumana che esista, cioè i dati, i numeri, le formule. Quando tu hai fatto vedere quell'operazione, credo di una ragazza, che
ha reso visibili i dati sulla violenza sulle donne con quelle immagini sui fogli A4 più o meno accartocciati a seconda della dimensione della violenza. Ecco, secondo me qui avete una possibilità strepitosa. Il mio monito è questo, la mia esortazione da vecchio rettore è questa, di aiutarci soprattutto in questo, perché i dati sono formidabili come elemento educativo se diventano visibili e se sono formulati, presentati, lo potete fare solo voi, in modo che altri cittadini, militanti, leaders, profeti, apostoli, quello che volete, dell'educazione civica li possono usare. Questo, quindi oggi vado via confortato perché c'è un'altra possibilità. Al compatriota Lucio volevo porti questa domanda. Io sono un teorico. Noi esuli amiamo la patria, capito? Io che sono, quest'anno festeggio 30 anni di esilio, sono esule da 30 anni negli Stati Uniti, non latitante, latitante era Craxi. Ti volevo porre questa domanda. Tu hai perfettamente ragione, caro Lucio, a sottolineare, fai presto, a dimostrare quanto danneggi dal punto di vista anche soltanto economico la corruzione, quanto ci costa. Tieni presente però che se entri nella dimensione educativa, e allora la dimensione educativa dovrebbe essere questa, si deve porre questo scopo, come riuscire a convincere i nostri compatrioti che amano la corruzione o la praticano o la guardano con simpatia o semplicemente non la condannano, come farli passare a una posizione di sdegno nei confronti della corruzione. Dove sta la difficoltà? Sta in questo, che la corruzione è vantaggiosissima per tutti. Prendi un esempio più banale, più spesso viaggiando in Italia tu vedi degli autentici scempi nei confronti del paesaggio, nel paesaggio agrario o del mare, costruzioni abusive che fanno vergogna, muovono all'orrore chiunque abbia ancora un animo ben costruito, una mente ancora sana. Quelli sono il frutto, quasi sempre, della corruzione. Io pago la tangente all'assessore, all'urbanistica, il quale mi permette di costruire al di fuori delle regole, guadagniamo tutti. Io ho la mia casa abusiva a 10 metri dal mare e l'ho pagata pochissimo perché non rispetto vincoli ambientali. Io ho la mia casetta e salgo, sono tranquillo. Il politico, l'assessore, guadagna perché in tasca dei soldi, acquisisce potere perché mi ha fatto un favore, io divento leale a lui. Sulla base della razionalità, del vantaggio individuale, non lo spezziamo. Dove si può intervenire, secondo te? Perché io ce l'ho una vecchia idea, ma è talmente vecchia che non mi vergogno quasi di proporla. Devi toccare il senso della dignità individuale, dire io non accetto di entrare nella logica della corruzione perché ho troppo rispetto per me stesso. Ma questo, ragazzi, è un discorso lunghissimo. Però qualcuno lo fa, cioè ci sono anche in Italia tante persone che non si lasciano corrompere e non corrompono perché hanno troppo rispetto di se stessi. Ma questo è un discorso da filosofo, tu come economista savio cosa dici? Savio, no, è un tema molto complesso e ci stavo ragionando con un collega dell'Università di Pisa, Alberto Vannucci, come dicevo, col quale stiamo scrivendo un libro, non per fare pubblicità, stiamo terminando. Però nel titolo c'è la parola zen, con l'idea che per affrontare la corruzione, un po' come lo zen, prendiamo una spiegazione molto così grossolana di questa corrente di pensiero buddista giapponese, bisogna in qualche modo guardare dall'altra parte. Cioè quello che sicuramente non funziona per combattere la corruzione è la reazione istintiva del tipo inaspriamo le pene. Le pene sono già molto elevate in Italia, sono state aumentate notevolmente nel corso degli ultimi anni
e non potremmo anche promettere qualunque cosa, no? Pena di morte con squartamento sulla pubblica piazza, inventatevela, ma non serve a nulla, perché dal punto di vista, normalmente faccio per un attimo l'economista, quindi razionalmente, dal punto di vista della pena prevista, è fatta da un semplicissimo calcolo, che è il costo, se mi prendono, moltiplicato per la probabilità che mi prendono. Allora, fino a quando, se c'è l'idea che la probabilità sia prossima a zero, noi possiamo minacciare qualunque, le famose grida manzoniane, per intenderci. Per cui, da un lato, sicuramente si dovrebbe intervenire in generale nel funzionamento delle forze di repressione del crimine, ma questo non soltanto per la corruzione, cioè far funzionare meglio la magistratura in tempi più rapidi. Abbiamo avuto un problema enorme con i tempi di prescrizione, questo in realtà è una cosa che è da fare a prescindere, in generale, sarebbe la stessa ricetta che dovremmo applicare per combattere il crimine organizzato, che compete con la giustizia pubblica fornendo una giustizia privata. E l'altra questione nella nostra ricetta Zen è precisamente a che fare con i dati, ovvero sia trasparenza e leggibilità. Non perché sia la panacea, però dovremmo, secondo il nostro punto di vista, che è un punto di vista io non sono rational choice, per intenderci, per dare un termine in codice che capiamo noi, non so quanti altri, cioè sono del tutto d'accordo che ci sono tutta una serie di altre dimensioni. Ne citavo una prima quando parlavo dei miei tanti colleghi che lavorano all'ISTA, persone che hanno stipendi non particolarmente elevati, ma che hanno una dignità professionale. Allora, questa cosa qua, cosa c'è la rational choice? Cioè, che non è quello, no? È proprio un'idea, credo esattamente quello che dicevi tu, ma ficcarla questa cosa nella testa la gente col martello non funziona. Per cui, pensando al sistema di incentivi, che mi viene più naturale, nuovamente qui i dati hanno una parte importante, questa leggibilità che vedo in due parti, il lavoro vostro però anche un lavoro prima, e poi chiaramente sui dati, i dati devono essere actionable. Bene, abbiamo l'informazione, abbiamo la trasparenza, abbiamo la leggibilità, a questo punto che cosa ci possiamo fare? E qui entra in gioco altro tema non dibattuto abbastanza in Italia, la grandissima crisi quasi mortale del sistema giornalistico italiano, che non è solo, è una crisi mondiale questa, che è una crisi che ha tanti motivi, in parte acuiti dalla crisi economica dal 2008 in poi, ma sicuramente le nuove tecnologie che hanno portato la gran parte degli introiti pubblicitari su altre piattaforme. Ora, di sta roba noi dobbiamo parlare, perché senza un giornalismo che funzioni, scusate, sono veramente fuori tema, ma in parte, perché stiamo parlando poi di data-driven journalism, quindi anche questo sarebbe un tema tutto da affrontare nei suoi modelli economici di come si possa sostenere, che è un grande punto di domanda. Ma senza un buon giornalismo la democrazia non funziona in generale, non è solo una questione di corruzione. Nuovamente, questo gli americani l'hanno capito benissimo, che hanno sovvenzionato dei giornali pubblici per tutto il XIX secolo, cioè c'era una visione totalmente diversa rispetto, se ne parlò nuovamente i padri fondatori, credo proprio adesso non è che conosca a memoria i Hamilton Papers, insomma, ma se ne parlò in modo esplicito, c'era consapevolezza, che c'era un pubblico informato. Quindi tante ricette contemporaneamente. Io credo che ci sia una via d'uscita, tra virgolette, non credo che sia la pallottola d'argento, nuovamente come dicono gli americani, cioè che ci sia una singola soluzione, se ritengo che debba essere un paniere, e credo che debba essere un paniere che di fatto non guarda tanto alla corruzione, se di corruzione che parliamo, ma quanto al problema della buona governance, la governance. Con l'idea di far crescere diversi fattori insieme che auspicabilmente possono poi rinforzarsi, tra i quali sicuramente l'educazione civica. Insomma, questo è una delle cose da fare in un paese dove non esiste più l'educazione civica a scuola, sai che questa forse non... Dice, ci racconta qualcosa. No, io avevo un'affermazione, non ho una domanda, quindi sono a posto. Vabbè, è così. Condivido la parte, appunto, noi sul secondo livello sicuramente possiamo fare qualcosa e dobbiamo fare qualcosa. Ci sono tanti processi che... Ecco, sul giornalismo anche lì mi piacerebbe discuterne, perché io adesso credo, non è un mio settore specifico di competenza, però vedo tanti elementi che comunque portano a dire che il giornalismo comunque come era prima non ci sarà più. Quindi anche qua forse possiamo metterci in campo e dedicarci a progettarlo, disegnarlo insieme il giornalismo che verrà, no? Perché credo che sicuramente sarà basato sui dati, quindi oggi si chiama data driven journalism, poi come tutto l'altro si chiamerà giornalismo e basta, e sarà fortemente legato ai dati, però come sarà fatto in effetti non lo si sa ancora. Adesso abbiamo capito che non c'è più,
abbiamo capito che ci sarà necessariamente un'altra cosa, perché oggi c'è un media che è Facebook e gli altri che vivacchiano intorno, quindi bisogna fare un'altra, inventare un'altra cosa, quindi va progettata, e quindi è un problema di comunicazione. E forse, ecco, questo deve essere uno forse dei temi dei laboratori, cioè il giornalismo di domani, perché ha bisogno di nuove interfacce, nuovi, magari insieme a qualcuno, sì sì, insieme a chi, appunto, dicevo, non è solo un problema di design, poi insieme ai giornalisti, insieme agli editori, insieme a chi vuole reinventarsi, però è da reinventare, quindi quello è un progetto di design da fare, facciamo. No, sì, posso dire che una anteprima di questa iniziativa è stata una giornata dedicata appunto al data journalism qualche mese fa. Una domanda, intanto grazie per aver aiutato Maurizio a capire una parte del nostro mondo progettuale, grazie Paolo intanto. Allora, tu hai detto potere e responsabilità nel progetto. Allora, se io prendo un singolo dataset, posso scegliere e costruire una visualizzazione su quel dataset. Se comincio a prenderne due, tre, a incrociarli, a quel punto faccio una scelta autoriale del progetto. E questo è il punto. Costruisco un dato costruito, un dato derivato da tutti questi elementi. E in questo momento io creo e ho la mia possibilità di usare quei materiali come quei dati come materiale, per cui lì entra l'ambito del progetto. In questo momento c'è una questione di trasparenza. Io come designer che incomincio a progettare, ho deciso di guardare i traffici, i determinati movimenti delle macchine all'interno della giornata, e vado a incrociare solo i dataset che mi interessano, chiaramente faccio un'operazione precisa. Per cui, ad esempio, un giornalista che sceglie di costruire il dato in una certa maniera può creare una menzogna, e questo è il punto principale del ragionamento, in cui poi se andiamo a spingere e andiamo fino al machine learning, tutte queste cose qui, la cosa diventa ancora più invisibile. Dal punto di vista didattico, perché alla fine stiamo ragionando come formatori, tu hai messo quella bellissima slide che ha dato una bellissima slide con tutti i tuoi studenti e detto: questa è la cosa che io sto facendo come obiettivo. Un lavoro sulla coscienza civile, proprio per i designer, per tutte le persone che vogliono entrare in questo mondo, è centrato su come poter insegnare l'etica su questa azione di costruire il dato. Questo punto, secondo te, è l'unico punto su cui ragionare, o ci sono anche altri aspetti che ci sfuggono in questo ragionamento? È solo una questione di etica del progetto e di trasparenza, o ci sono delle altre insidie dietro a questo? Ma io, allora, in generale, credo di forse non aver mai parlato di etica con gli studenti direttamente, anche perché anche lì poi, non so, bisogna, cioè l'etica è anche una questione che, non so come dire, non c'è un'etica, no? Diventa forse un po' complesso, però una cosa, quindi di fatto non la uso l'etica come, no, leva per, cioè, faccio un ragionamento, se vuoi, forse un più semplice, nel senso di intanto passargli quell'idea che tu stai trasformando, come dicevi, il dato, e che quindi è una tua, è un tuo elaborato, un tuo progetto, una tua dichiarazione, una tua, come ce ne potrebbero essere mille altre, quindi per esempio fargli vedere che ce ne sono stante, no, altre 25 possibili che dicono cose diverse. Una cosa che non facciamo, per esempio, il termine menzogna non, da questo punto di vista non esiste, nel senso che non c'è, cioè, cos'è menzogna? Cioè, non, il dato può dire quella cosa, ma può dire quest'altra cosa, e non c'è una cosa vera e sbagliata, no? Ma questo lo dicevano già persone che si occupavano tecnicamente dei dati all'inizio, ai primi del Novecento. Cioè, il dato è quella cosa che diciamo oggi, non c'è una verità. Prendo quella cosa, costruisco quel dataset, lo visualizzo in quel modo perché ho quell'obiettivo. Quindi più che una, diciamo, una questione etica, cerco di farne una questione, come dire, un po' forse anche di metodo e di approccio. E una cosa che in realtà mi piacerebbe usare come, quindi senza passare dall'etica, però passare dallo sviluppo di un metodo e di
modalità che esplicitano le intenzioni e le trasformazioni che vengono applicate. Quindi, posto che è autoriale, è tua, però fammi capire insieme al risultato finale le scelte che hai fatto. Diciamo, lavorare quasi su, non so, dei metadati, cioè un livello di descrizione del progetto che tu hai fatto. Questo non c'è, totalmente assente, ma non c'è mai stato in realtà nella comunicazione del dato, se non nella forma di qualche nota piccolina. Cioè non si è mai parlato nel dare il messaggio di come quei dati sono stati generati, di come, che scelta hai fatto, hai preso quelli da un insieme che era molto più grande, tu hai fatto quella scelta. Cioè queste cose, diciamo, di processo non ci sono mai state. Secondo me lavorare in quella direzione lì, diciamo a livello, non dico tecnico, però più basso dell'etica, potrebbe essere efficace, perché capisci che hai fatto delle scelte, ci hai messo del tuo e questa cosa l'hai dichiarata, cosa che è totalmente invisibile se usiamo i linguaggi, diciamo, tipici della rappresentazione analitica del dato. Lì tu non puoi sapere il ragionamento che c'è stato nella scelta di certe scale, se mai c'è stato, però questo ti fa apparire un fenomeno molto più ripido, molto meno ripido. Però volevi dire quella roba lì, cioè tu cosa pensi, cosa pensavi? Tanto l'hai fatto tu quella visualizzazione, l'hai messa lì, avevi un'intenzione. Cioè ragionare su questo livello di processo potrebbe essere un modo, quindi senza andare sulla questione etica, però poi probabilmente ce ne sono anche altre. Adesso, questo è un po' l'escamotage per stare a un livello forse un po' più semplice, ma che comunque ti fa capire la responsabilità e il potere che hai, però che è più possibile dichiarandolo e rendendolo comprensibile. In questo aiuta la visualizzazione, diciamo, non di quella di tipo analitico nasconde queste cose, no? Dietro il suo apparire vera e scientifica, no? Usare altri linguaggi aiuta anche a dichiarare un po' di più. So, si citava prima l'esempio della violenza, eccetera, no? Cioè credo che tutti ce ne andremo via pensando che quella ragazza non avesse una bella idea del fenomeno, no? Cioè che avesse un approccio negativo, però fa parte del linguaggio che ha usato, questa capacità di trasferirti anche la posizione che aveva. Se avesse usato delle barre che indicavano in modo crescente, non sapevi bene. Sì, magari anche lì avrebbe potuto metterle in un certo modo, o enfatizzare di più o di meno le differenze, o magari cambiare l'ordine delle... Ecco, dichiarare in qualche modo, far emergere questi ragionamenti qua, quindi con un livello di visualizzazione di processo, potrebbe aiutare, quindi essere un'altra chiave per, diciamo, ragionare su questo tema. Ultima domanda? No, ma difatti è stata anticipata dalla domanda di Michele. La mia verteva più su una questione di progetto e di forma piuttosto che su una questione di scelte dei dati da aggregare. Però, visto che il dato non è neutro, la domanda è la visualizzazione del dato, il racconto del dato. Come posso io fidarmi? Cioè, se questo è uno strumento per acquisire conoscenza e consapevolezza di cose che da profano non sono in grado di comprendere, quanto io di fatto sono garantito che la rappresentazione, il racconto, la visualizzazione del dato non sia volontariamente orientata in una direzione piuttosto che un'altra. Voglio dire, partendo da dati equivalenti, l'ONU pubblica una serie di dati relativi a, non mi interessa cosa. Questi dati vengono visualizzati e raccontati da Manifesto e Libero. Quanto il progettista, a me interessa la parte del progetto ovviamente, può consapevolmente o anche inconsapevolmente, a seconda dei suoi orientamenti, influire sulla lettura di questi dati da parte dell'utente finale. Cioè, a me ha fatto impressione quella rappresentazione della corruzione nel mondo, dove c'erano delle sigle che, se nessuno me lo dice, io penso che siano dei dati relativi a metodi di rilevamento molto efficaci, e invece sono, come se ho ben capito, i dati relativi a come le persone percepiscono la corruzione nel loro paese. Ci possono essere paesi pessimisti e paesi ottimisti e la corruzione se ne frega di tutto questo. Cioè, non so se capite cosa intendo. Poi, sì, sì. Tecnica che è doverosa proprio perché vogliamo essere corretti, giustamente. All'incirca, non proprio, nel senso che è fatto meglio di così, cioè gli indici sulla percezione, lo dico perché non vorrei avere, sicuramente mi sono spiegato male io, insomma, volendo, per amor di sintesi,
Sì, sono percezioni non all'interno di ciascun paese, ma tipicamente intervistando gruppi di persone che hanno conoscenza di più paesi, quindi esperti paese, persone che lavorano in più mercati. E in ogni caso, e nel caso specifico, non posso neanche darvi una risposta precisa, perché l'indice che vi ho mostrato è quello che tecnicamente si chiama un meta-indice, cioè aggrega altri indici che sono stati prodotti da diverse organizzazioni. Quindi dovremmo andare a vedere nel dettaglio ciascuno di questi indici aggregati, che sono in numero variabile, non molto, molto elevato. Però sì, è vero, la sostanza è vero, cioè si tratta di percezioni della corruzione, laddove vi è un dibattito molto critico riguardo alla correttezza di tali percezioni. Quindi, al di là della precisazione, quello che hai detto, il ragionamento era sul fatto che non fosse comunicato, in effetti, che quello era una mappa che rappresentava delle percezioni. Sì, beh, io ve l'ho detto, ecco, però se noi andiamo nel sito, quella mappa io l'ho presa dal sito di Transparency International. Se voi andate sul sito, e Transparency International è un'organizzazione seria, e c'è una nota metodologica in cui spiegano di che cosa si tratta. Dopo poi... No, non è immediata, ma quello che lei dice mi trova del tutto d'accordo. Questo esempio, se vogliamo, è generoso, ma l'analisi dei dati sicuramente non è neutrale. Ora vado avanti per citazioni. Un altro premio Nobel, Coase, una sua citazione famosa è: se torturi i dati abbastanza, prima o poi confesseranno. E chiunque abbia mestiere nell'analisi di dati sa bene che ci sono mille modi per manipolare, tanto più sofisticati quanto più sono sofisticate le tecniche di analisi, ma anche nel campo della statistica descrittiva si possono fare dei buoni lavori per essere disonesti o parziali o manipolatori nella presentazione di risultati. Ma vediamo cosa ne pensa. Allora, alcune cose, diciamo, per andare un po' sul pratico, no? concreto, per esempio lì c'è sicuramente una questione di linguaggio, no? Diceva, allora, c'è scritto, no? Testualmente, probabilmente c'è scritto qualcosa che mi aiuta a capire qual è la logica con cui è stata prodotta. Ma banalmente, provare a incorporare quella questione lì, cioè quel messaggio lì, dentro la visualizzazione, quindi andando a visualizzare, come dicevo prima, dei pezzi di processo che hanno portato a quei dati lì, che poi sono stati visualizzati in questo modo, non lo si fa mai, no? Però potrebbe essere un primo piccolo progetto di design che appunto mi dice: questa è la visualizzazione, ma nasce, cioè non ma, nasce da questo processo qua che ha queste scelte, però lo incorporo in un modo visivo dentro la rappresentazione del dato. Quindi questo può essere una strada. Un'altra è quella sicuramente delle alternative, cioè la coscienza delle alternative, la conoscenza delle alternative possibili. Allora, tendenzialmente non riuscirò a farlo in modo attivo, perché in un giornale è difficile che io metto una visualizzazione e poi metto anche due o tre delle altre possibili, perché non mi danno lo spazio. Però a quel punto magari potrei fare in modo, e qui il discorso dell'empowerment, che sia la persona che legge, che da solo, perché magari è stato formato e gli ho dato degli strumenti, fa quell'operazione lì. Quindi pubblico l'articolo, lo pubblico con la visualizzazione, affianco subito il dataset in open data di quella visualizzazione lì, suggerendoti il fatto, dice, vabbè, questa è la visualizzazione che ho fatto io e l'ho fatta per questo e questo che è stato il motivo. Falla, prendili e falla anche, cioè se ti suggerisco, ti incito a, ti spingo in quella direzione lì e so che tu a casa o dentro al sito stesso hai uno strumento che ti permette di fare le alternative, no? Cioè ti spingo ad avere tu un ruolo attivo e vedere magari quale poteva essere l'orientamento di chi l'ha proposta, no? Perché poi a volte può essere, per questo forse l'unica soluzione è fare in modo che siano, diciamo, i lettori a essere attivi e a diciamo entrare in questa logica qua, perché a volte in effetti possono essere anche inconsapevoli le, quindi non potrei neanche descriverle perché non le so, semplicemente non è che io avessi un'intenzione precisa, però ho scelto quella mappa lì, no? Però è chiaro che, per esempio, scegliere una visualizzazione geografica di quei dati lì ha un impatto enorme, perché la Georgia non la vedo, però magari è rossissima, però non la vedo. E ovviamente per chi guarda ha un valore minore del paese africano grosso così, anche se è un po' meno rosso. Quindi se ne andrà a casa uno con la percezione che l'Africa è un disastro. Poi lo è magari veramente.
Quindi va, magari potevo fare. L'Africa è ben più grande rispetto come area rispetto a quella prima. Eh sì, potevo fare un cartogramma che quindi toglie a zero, diciamo, la dimensione geografica e fa costruire le visualizzazioni delle singole nazioni sulla base dell'indice di corruzione, non sulla base dei chilometri quadrati, e la mappa sarebbe stata completamente diversa. Però siccome non ho spazio per farlo, io faccio quella, poi ti riguarda, sappi che hai 3 o 4 varianti e uno strumento, no? Cioè entrare in una logica diversa anche di relazione con il lettore. Quello potrebbe essere in effetti un buon compromesso, e implica però toccare anche le altre leve, quindi l'empowerment, l'educazione, gli strumenti, averli disponibili. Però insomma, forse qualcosa si può provare a fare. Solo per dire che sono molto d'accordo su questo, e più in generale per appunto affrontare il problema di quelle scatole nere, quindi la modellistica econometrica, tutti i temi econometrica, gli strumenti di analisi quantitativa utilizzati dagli stati, dalle organizzazioni sovranazionali come l'Unione Europea, ecco, renderli interattivi. Ci sono alcuni esempi che appunto non hanno a che fare col design, ma hanno a che fare con l'utilizzo di questi modelli per dare modo. Chiaramente nuovamente l'empowerment è importante, gli strumenti di analisi. Però anche qui c'è un aspetto ulteriore che riguarda in qualche modo l'ecologia del sistema. È sì vero che ci piacerebbe vivere in un mondo dove tutti i cittadini sono in grado di andare, smanettare, cliccare, eccetera. Però realisticamente non vivremo in quel mondo, non soltanto per un problema di formazione, ma anche per un problema nuovamente che viviamo in delle democrazie furtive, siamo pieni di cose da fare, non ci vuole tempo per mettersi, lo si può fare per un argomento ma non per un altro, anche se in grado di farlo. Però le minoranze contano in questi casi, perché se la minoranza che lo fa diventa più ampia, comunque assume una massa critica perché diventa un controllore e quindi agisce poi su altri meccanismi sociali. Quindi non è che necessariamente tutti quanti debbano essere in grado di dire «Ah, qui c'è qualche cosa che non va, ah, questo è sbagliato». Basterebbe avere delle minoranze, anche delle elite, che però poi si mettono a servizio delle altre. Quindi anche su questo, empowerment personale, ma anche empowerment dei gruppi. Sì, esatto, per questo pensavo. L'attivismo che poi si collega col giornalismo, per esempio. L'attivista che segnala alla redazione del giornale, che ha le spalle più larghe, gli avvocati, che non dimentichiamo, che sono importanti, la possibilità di tutelare anche per fronte a denunce, querele, quant'altro, che è uno dei grandi problemi del giornalismo. Bene, ci sono altre domande? Direi che è il momento di chiudere questo bel dibattito con gli appuntamenti per domani. Quindi alle 9:30 il workshop con Paolo Sciuccarelli in Aula Z dell'università, e domani a partire dalle 14 avremo qui una serie di presentazioni di esperienze appunto legate al civic consciousness e il design. Direi che possiamo ringraziare i nostri ospiti Lucio Picci e Paolo Sciuccarelli. Mi sembra che sia stato un interessantissimo scambio di idee, e quindi ci rivediamo domani. Grazie.